che siccome Contorno è un imputato e non è un teste, gradirei che la signoria vostra gli contestasse i reati, lo invitasse a discolparsi, se ha da discolparsi, e poi lo può interrogare come crede. Perché Contorno, quando viene qua, si è dimenticato per Buscetta questo discorso. Sono due imputati. No, sono... non è vero, questo per Buscetta è la prima cosa che ho fatto. Cominciamo. Allora, ricordo male. Quando non è documentato non parli. Per Contorno vabbè, no. Per Contorno io effettivamente mi riservavo di farlo nel corso del tempo. E proprio stamattina, perché si parlerà di cose, lui. Allora ha fatto bene a ricordarglielo, per no, io me lo sarei. La ringrazio. Contorno, innanzitutto io le volevo fare una raccomandazione. Se è possibile, cercare di parlare più lentamente, più vicino al microfono e nei limiti del possibile in italiano. Grazie. Questa è una raccomandazione che io le ho fatto e che le ribadisco. Dunque, lei sabato, cioè sul venerdì, ha reso una parte del suo interrogatorio e ha confermato gli interrogatori che le aveva reso in istruttoria. Sì. Adesso le volevo chiedere, abbiamo parlato di questa Cosa Nostra, dell'associazione e anche della presentazione. Sì. Come si fa a sapere che una persona fa parte di Cosa Nostra? Perché quando si incontra una seconda persona che ancora non si conosce, ci vuole un prima e seconda persona che sono tutti uomini onore. Se la seconda presenta il terzo che è nuova, o viceversa, io posso presentare un uomo d'onore che già ancora non è conosciuto, allora piglio un uomo che non è uomo d'onore e lo presento a un secondo persona che è uomo d'onore, però ci vuole nuovamente sempre una persona che è già uomo d'onore. Si usano delle espressioni particolari, cioè sì. Si dicono delle parole. Ci sono delle parole che si dicono, questa è la stessa cosa. Ecco, le parole sono questa e la stessa cosa. È la stessa cosa. Quando invece si incontra una persona che è un uomo d'onore, un amico. Quando invece si incontra una persona che non è un uomo d'onore. Non è un uomo d'onore, c'è un amico e si capisce che non è la stessa cosa, è logico, che c'è differente della parola. Sì. Lei sa di essere imputato di associazione per delinquere, di associazione, sì, per delinquere di stampo mafioso, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio degli stessi. Sì. Ieri abbiamo, l'ultima udienza, abbiamo parlato dei colloqui che il Terese ebbe con lei e anche con Greco. Sì. Da questi colloqui lei ne ha parlato di questi colloqui. Sì. Ha saputo qualche cosa concernente un'intenzione del Stefano Bontate di attentare alla vita di Totò Reina? C'erano sei chiacchiere in giro, però di concreto non mi risulta niente che Stefano Bontate voleva ammazzare Reina. Delle chiacchiere in giro. Delle chiacchiere in giro. Dicendo che... Ma il Teresi le riferì qualche cosa del colloquio che aveva avuto con Michele Greco? Sì, mi riferiva, il colloquio che aveva mi riferiva tutto. Sì, relativamente a questo punto. Relativamente a questo punto è nata la tragedia, che è stato un foro tragedia, dopo molti Bontà, prima di ammazzarlo non hanno portato fuori che Bontà voleva ammazzare Rina, non lo portare. Quando Stefano Bontà era morto, dice voleva ammazzare Rina, perciò che è una tragedia in pieno. E il Teresi le riferì? Caido diceva volevano ammazzare a Totò Ciorrina, lo voleva ammazzare Stefano Bontà, però questo dopo la morte Stefano Bontà, prima sì, non è mai venuto fuori. Lo aveva saputo dal Greco? Da Michele Greco, del capo commissione. Il capo commissione. A proposito di questo capo commissione, lei mi sa dire i membri di questa commissione? Sì, capo commissione Michele Greco, Stefano Bontà, Bernardo Bruch, Totò Ciorrina. Aspetta, Stefano Bontate e poi? Reparto che fanno parte della commissione. Sì. Michele Greco, capo commissione. Pino Crepuzziede, Pino Greco. Bontate e Stefano. Bernardo Brusca, Totò Ciorrina. Bernardo Brusca. Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano. Il signor Pippo Calò. Pippo Calò. Pippo Calò. Sono 10-12, ora ci ricordo pure la rimanenza.
Totò Cinzerillo, Rosario Riccobono, Totuccio Scaglione. Cioè Salvatore Scaglione? Sì. Vabbè, questi sono quelli che si ricordano. Teresi. Sì. Parlò con Michele Greco di questo e di altre cose. Parlò per esempio dell'esigenza di tutelare la famiglia dopo l'omicidio. Insomma, sostanzialmente era stato ucciso il capo famiglia. Sì. Quindi la famiglia doveva assumere un atteggiamento. Abbiamo cercato noi per sapere la morte di Bontà, no signor Michele Greco, e quali sono stati i punti. Lui quando si arrivò da non sapeva niente. Ramo e Tricefano Bontà era lo scuro di tutto, cosa che non può essere, essendoci una commissione, lui è il capo, non esiste. Ma vi ha detto di parlare con qualcuno, per esempio? No, ha pigliato acqua che non sapeva niente, ce la vediamo. Cosa c'è da fare? Si informava, faceva finta di niente. Con Geraci di Partinico vi ha detto? No, i Geraci di Partinico vengono dopo, perché i Geraci, Nini e Antonio Geraci, quindi quando ammazzare la Bontà, noi siamo rimasti una famiglia abbandonata. Allora, Mimmo Teresi, non è che poteva esserci tutta capo, un comandava giù, volendo un capo, era la famiglia abbandonata. Allora parlando con Michele Greco, Michele Greco ci disse, prima che fece il reggente... Michele Greco gli ha detto. Ci disse. Al Teresi. Fece il reggente a Giovanni Battista Pollarà e poi non lo Iaco, no? Ah, ha fatto il reggente Giovanni Battista Pollarà. A 3-4 giorni eravamo e poi lo Iaco. A 3-4 giorni eravamo e Ponta subito ci fece il reggente a noi. Dopo circa 4-5 giorni? Sì, ci fece il reggente. E sarebbero Pollarà, Giovanni Battista. Fecero i reggenti. Sì. Allora a questo punto noi pensavamo tutto, dato che era amico di Stefano Bontà. A questo punto voi? Pensavamo, dato che era amico di Stefano Bontà, il signor Michele Greco, che la reggenza ci appoggiava la sua famiglia a Ciacolto. Invece, dato che non era più amico, che era uno ritratturo primo, ne assegnò a Paitenico. Io non ne fosse nella sua famiglia. E ne assegnò a Paitenico a Nino Geraci. Perché cosa? Per la sua convenienza di Colleonese. E ci noi facevamo Palermo Paitenico, quando avevamo bisogno di qualche cosa, non avevamo mai dire né a Paitenico. Quando eravamo da Palermo, noi ritornavamo più, era una cosa buona preparata. Quindi vi ha assegnato a Paitenico perché secondo lei c'era questa. No, secondo, era a retta di fatti, perché appena ci fanno mettere bontà. Secondo la vostra impressione, naturalmente. L'impressione di cosa nostra, non è che io dalle cose fuori, e uno era un appartenente che non sapeva i fatti, era una cosa logica. Era strana, anomala questa cosa. Era una cosa elementare, subito a Moetti Stefano Bontà fanno il reggente, a cui ci fanno, ci hanno dato l'omaggio a Moetti Stefano Bontà, o Pollarà, che era cognato del signor Bernardo Brucca e il signor Petrino Loiaco. Meglio di chi c'è una cosa pratica, invece se era una cosa normale, passava tempo e si vedevano le cose dopo. Quello che non avviene. A lei il Bontate non disse mai di avere intenzione di uccidere il Rigo? No, no, il suo detrusso mi ha detto mai. Io ero uno di uomini fidati di Bontate. Era una persona fidata di Bontate. Sì. Però può darsi che il Bontate non l'abbia detto a lei e l'abbia detto per esempio al D'Agostino. L'abbia confidato al D'Agostino. Per me, secondo me, sono tutte tragedie che si è montata da D'Agostino. A C. D'Agostino, secondo me, quando arrivo appunto, mi sarò ricco buono, penso di potersi salvare. Allora ci si fanno un buon tavolo a ammazzare a Rino. Secondo lei, insomma, sono delle notizie non reali? Non reali, perché se erano reali, venivano prima del costo. Il reale del costo è difficile dopo la morte di Bontà. Perché quando si deve fare un omicidio in una commissione, prima si va a ragionare perché cosa si deve ammazzare a uno e dopo fanno. Invece ci ho fatto un ufficio, prima ammazzare, dopo dice voleva ammazzare a tutto Ciurrino. Viene facile parlare sopra un moito. Sì, lei in sostanza in questa organizzazione ha detto che aveva rapporti diretti col Bontà. Sì. Ma come qualifica lei che cos'è? Come qualifica era un semplice soldato. Semplice soldato? Soldato, sì. Era un semplice soldato. E allora... Era arrivato a un certo punto dell'interrogatorio nel quale ha raccontato l'attentato. Sì. Che lei ha subito. Dopo lei che cosa fece dopo questo attentato? Dopo questo attentato me ne vado in Palermo, che aveva a fare? Cioè, lasciò Palermo. Lasciavo Palermo e me ne veniva a Roma. Sì, è andato a Roma. E mi stabiliva a Roma. Cercò qualcuno a Roma? A Roma cercavo il signor Pippo Calò, ma non per farmi aiutare, ma per poterlo ammazzare. Perché l'unico... prendo principale fare ammazzare Stefano Bontà era io. Prima ho cercato casa di potermi portare i miei familiari e dopo mi sono dato da fare se trovavo il signor Calò. Un signor Calò si faceva a Roma perché aveva un costruttore in mano, un certo Daniele Varra.
Daniele Sbarra. Daniele Sbarra. Sì, questo Sbarra, lei aveva saputo delle notizie sul Calò. Sì. Adesso, insomma, ha chiarito, perché io proprio le volevo chiedere come mai cercasse il Calò, visto che... Perché Calò erano grandi amici, si fanno bontà. O Calò non riunione ne fece tante, e ora non si gioia, non conosce a nulla. Ma ne fece tanto, signor Calò, riunione, sia ne favarelle, e sia ne a casa ne si fanno bontà. Ma voi avevate la sensazione che il Calò avesse allontanato i rapporti con... Sì, no, la sensazione, in retta di fatto. Perché Calò prima veniva, non dico ogni 15 giorni, ma ogni mese era sempre in Palermo. Magari c'è un Palermo che manca 15 anni. E non ha mancato un mese quando è tardi. E lei ripiglia sempre. Veniva a Palermo e quando veniva a Palermo si faceva vedere dal Bontà. Si doveva vedere nel Bontà, c'è sempre riunione. Si faceva vedere dal Bontà. Si doveva vedere nel Bontà, c'è sempre riunione, le cose ne avevano sempre fatte. Allora sempre c'era un forno favorito, nel Bontà c'erano sempre riunioni. Lei sapeva che questo Sbarra agiva per conto del Calò? C'aveva in costruzione più di 5-6 cantieri a Roma, erano tutti lo signor Calò. Varrero un pupo, mi sa a faccia. E manco era uomo d'onore. E questo Sbarra, un pupo mi sa a faccia, sarebbe un prestanome. Una specie di gioco, un uomo di testa di legno. Una persona pulita. Un prestanome, sì. Sostanzialmente il Calò che attività svolgeva, se lei lo sa. Attività, tutti i piccioli che trafficavano la droga e seguivano le compagnie, rimaneva tutti i dubbi, tutti che ci appoggiavano, perché Roma l'aveva in mano proprio a lui. Roma è grande, non è Palermo, però gli comandava tutta, proprio a tutta. E lei è andato a Roma appunto perché Roma è una città molto grande. È una città molto grande, mi potevo riparare sia per i miei nemici, sia alla rimessa c'era Calò, si faceva una e una laurea, un marinescino e una e manco laurea. Aveva dei negozi il Calò? Lei risultava... Il negozio aveva una potiera domestica, però lui intestato non c'aveva niente, manco una voglia. Uno spillo, sì. Una voglia, un ago. Sì. Non è che è fesso, è molto intelligente. Cioè, a lui non era intestato nulla, erano tutte delle attività economiche che venivano gestite da altri, sì. Apparentemente. Apparentemente. E c'aveva pure negozio di abbigliamento? L'abbigliamento l'aveva un certo Nunzio Barbarossa. Nunzio Barbarossa. Che era un uomo fidato, che era un napoletano. Sì, uno dei napoletani. Sì, aveva un negozio vicino alla stazione di a Roma. Ah, che era gestito direttamente da questo Barbarossa? Sì. Ma lei, insomma, sapeva che fosse interessato il Calò? Sì, ma io Nunzio Barbarossa conosco le persone pure. Non è che per sentito dire, sì. O facciamo illusione di sentire dire, non c'è niente. Lo conosce di persona? Sì. E questo Barbarossa le disse qualche cosa sul fatto che il Calò fosse interessato? Ma la qualsiasi cosa che si faceva, quando si cercava Peppo Calò a Roma, si parlava con Nunzio Barbarossa o il signore Magliozzo. Ecco, Magliozzo. O i due figli Nicola Milano, per poter avere contatto, che Peppo Calone, che stava fermo nella piazza, era ricercato, si girava le sue... E c'era Vittorio Magliozzo? Vittorio Magliozzo, Nunzio Milano. Nunzio Milano. Erano persone, e Tommaso Magliozzo c'è, sì. Pure. E lei li cercò questi Magliozzo? No, io a Magliozzo, quando mi ha tentato, non potevo più cercare, né Magliozzo neanche nulla, ce l'aveva tutto contro, a cui aveva cercato. Mi cercava la strada che sapeva io. Una cosa elementare. E non riuscì a parlare col Calò? No, il Calò io non ci cercavo e riuscì a parlare, signor Presidente. Non riuscì a trovarlo? Io ci cercavo per la mia idea, per ragionare direttamente io. Dopo troppo mi riuscì. Dopo ha saputo pure che il Calò fosse interessato alla costruzione di ville in Sardegna? Sì, insieme con Masino Fataro, insieme con Nicola Milano e tanti altri, i fratelli Bona e compagni. Mentre lei si trovava a Roma? Sì. Successero dei fatti, delle morti a Palermo che la riguardavano? Fatti, mi scusi. Insomma, delle morti, di persone che... Ah sì, mi ammazzarono pochi parenti, gente che non c'entrava niente, gente lavoratore. Gente che non era una cosa, non c'era niente. Tanto per fare paura a me, che paura non me ne hanno fatto mai, né a casa, e mancavo già banne. Mandala Gaetano era parente suo? Come? Mandala Gaetano. Io prima ammazzare su Gaetano Mandala. Questa è opera di Pino Greco, che è pozzietta, perché aveva una casa vicino ai Denoniti. E base principale,
ha lavato questa pedina che era vicino a Osoedino, poteva vivere. Che rapporto di parentela aveva con lei questo Mandala? Questo Mandala Gaetano era un fratello di mia suocera. Un fratello? Di mia suocera. E Corsino Salvatore? Corsino Salvatore era un cognato di mia suocera, che è un marito della sua di mia suocera. Sapete che mia moglie si ricoverò quando mia madre era a Roma, era incinta da 9 mesi nella sua casa. O signor Croce Mimmo, o Vite, siamo gli ridotti, dobbiamo gli ammazzare a mio zio. E che ci sono l'uomo onore che avevamo un palino. Sì, dentro il polmino di questo cortile. Anzi, gentilmente gli voglio prolungare. Quando mia moglie arrivò in Palermo, eravamo tutti carcerati, i familiari miei a Roma, mia moglie è arrivata a Palermo incinta di 9 mesi. Quando arrivò, era incinta di 9 mesi? Di 9 mesi. Doveva partorire a Roma una vecchia nuda, ne avevano ricevuto a tutti un gruppo familiare. Se ne venne una sua zia. Appena arrivò, un'andata venne a casa mobile, capo, non interrogare per casa mia, un fattore di Roma. Venne a mobile, mentre in mattina c'era mobile, un signor Mimmo Croce, era 6:30, 7:00 la mattinata, vitte la macchina bollichese della polizia davanti a mio zio. Passò la macchina della polizia dinanzi, perché la polizia aveva dovuto pigliare a mia moglie, volevano interrogare. O signor Croce passò, vitte a mia moglie, ritornò e a salutare, e ci metto bella conferma o signor Michele Reco, che mia moglie, e fece, no, come che tu sapete, o signor Cossino a 2 uomini ammazzarò, e noi giornale venne a buttarci vicino a mettere pure che ammazzarò, perché c'era mia moglie da. Mia moglie aveva pettorire. Ma dice lei se sono chi c'è ancora o meno, no. Ma non c'era io, che cosa succedeva? Nel pulmino del Corsino furono trovati comunque dei telegrammi, sì, uno dei quali era diretto, mi pare, a lei. Non lo so, questo particolare non lo so, ma comunque se lei gentilmente mi dice, lo sarei grato. Va bene, senta, questo Mandala Francesco che cosa le veniva? Mandala Francesco era un figlio di un fratello di mia madre. Ah, un figlio del fratello, quindi un primo cugino. Un primo cugino, e lavorava nella Monnezza. Dalla parte materna. E faceva il turbino. Faceva il turbino, siccome era Mandala, era un parente, vuoi ammazzare. Ammazzare Ida, ci ammazzarono una ricciuta da 18 anni, 19 anni. Piero Mandala, o figli Francesco. Invece Bellini Calogero che cosa? Bellini Calogero era un marito, una cugina, figlia, era un frate di mio padre, con Tonno Rosso, la moglie si chiamava. Quindi era un suo affine. Tecnicamente, giuridicamente affine. E poi ci sono stati. Che faceva l'elettricista questo? Prima era impiegava all'acquedotto, dopo l'acquedotto ha un incidente, non già vai, che si mise a fare l'elettricista. Quindi prima era impiegato all'acquedotto e poi cominciò a fare. Una persona fuori del mondo, troppo pulita, e si faceva proprio i cavoli suoi. E secondo lei tutti questi omicidi che scopo potevano avere? Tutto il scopo che ci avessimo a domandare Don Michele Riaco, e appena stai puzziella se c'è, se è ancora vivo o morì, ancora non lo saci. Ma che ci avessimo a domandare Don Michele Riaco quando sape ciò sai mia? Proprio ma tutto, io lo sto chiedendo a lei. No, no, ma proprio la domanda che lei mi fa, tutti questi omicidi furono abbrigati dal signor Michele Riaco, non che furono altre zone, perciò se non diceva io, non li faceva notte. Fra stai puzziella. E Michele Riaco. Lei dice che non sarebbero stati potuti fare, commettere, se non c'era il permesso da parte. Sì, sì. Perché la famiglia, un territorio è detto, compresi il signor Pesce Filippo. Ma lei, la sua impressione qual era? La mia impressione, per fare mettere la polità mia, per poter arrivare a mia. Però sì, erano sempre uomini d'onore, avevano arrivare a mia, non ammazzare a chi denunciante. L'avevano con me, io l'accettavo se mi ammazzavano a me. Un cirinescio perché era ammazzare a chi denunciante. Perché? Ci possono essere altri moventi, cioè altre ragioni che hanno ispirato invece questo omicidio di Bellini Calogero? Ce ne sono tante altre, sono pure un po' tante. Perché mio cugino Nino Grado, quando mi portò la notizia che Puzzella aveva giubbino antiproiettile, lui a bere era a mare a Casteldazzo. Novellini... Andò a trovare? Novellini Casteldazzo. A Casteldazzo. E c'erano il signor Pesce Filippo, dottor Pesce Filippo, Mario Pesce Filippo e Giuseppe. E ancora mio cugino si annacavano a pigliarlo per fissa e mio cugino ci criava, perciò prese il signor Clepuzia da ferie torna via. Nel punto dopo c'erano appuntamenti perché mio cugino usciva a Palermo, usciva a Milano
c'è una vicina perché questi flippi ci aveva parlato avevano sempre puntato e mio cugino ci credeva ancora all'amicizia e scendeva l'ultima volta che scendeva scendeva era Milano in Palermo sì scendeva in Sicilia no per chiarire sì. Per qualche persona. Quando io arrivavo in Palermo non aveva più c'era la guerra non sapeva nessuno il panno lui mi aveva nel calogio di Bellina sì mentre che d'ora da venne Franco Mafara perché gli avevano scenduto personalmente da Milano Nino Grado per dire nel appuntamento nel dolce presso Filippo nel presso Filippo già crocevetti. Allora quando io scendevo era nel bello nel calogero nella via Mirogiafa venne Franco Mafara e aveva girato appuntamento noto dopo presso Filippo e Giardini e venne perciò tutto il paio terrore nel Bellino e se ne era appuntamento nel dopo presso Filippo e Giardini che sono una parecchia chilometri se ne era da mentre io stavano affogando a chi dovrebbe da rincia il signor Cleppuzzi e l'altro presso Filippo se ne venne rincia per era nel Franco Mafara e ci ammazzarò frate Giovannello Mafara. E dai nata se polizia regge. Lei questa cosa come l'ha saputa? Queste cose perché l'ultimo minuto che erano ancora in vita pettero la via Mirogiafra e gira a Crocevetto e Giardina. Non è che se ne era proprio appuntamento, era finita a Crocevetto. Il Crocevetto non si ricamparo più. O vega lei non era finita. Sì, dico, ma lei si trovava a Roma quando questa è. Sì, io sono a Roma. Sì. E come l'ha saputa? In notizia la chiamata Bellina, perché quando sento che Bellina parlo con Bellina, Nino io appuntamento dopo questo Filippo se ricampo più era più chiaro di chiuso aveva venuto Nino e come si chiama nasce sei nato a ammazzare pure Giovannello Greco a Giovannello Mafra facevano ammazzare la cosa era tranquilla che anche due avevano voluto pure e chi ci sono i risultati sì. L'ha detto devo chiarire questa circostanza che nello stesso giorno praticamente ammazzare lui che affogaro due. E chi tu che ammazzare in pubblico? Mafra Giovanni. Dico, ma lei l'ha saputo come per telefono, per lettera? Come... No, quale lettera? Nella mafia non ci sono lettere, signor Presidente. Dico. Io ho telefonato di quello poveretto Bellini, che era un lavoratore, l'ha per via telefono, quando io ho appuntamento ne ho dopo il Stefalino. E non sarei campagna. Quindi queste circostanze lei l'ha saputo per telefono? Per telefono. Però come infatti dopo mi una conferma, perché ammazzano pure Bellini. E chi è sul 16 arrivato fuori? La conferma è data dal fatto che abbiano ucciso poi, sì. Che hanno ucciso poi il Bellino. Sì. In carcere lei ha avuto delle conferme di questo, di questa? Fidanzati le ha parlato di questo? Ma con fidanzati ne incontriamo a Novara, che faceva l'amico e aveva offerto 350 milioni. Per potermi far ammazzare in galera. C'era io, signor Masino Padaro. Perciò quando ne incontravo, non è andata a colloquio. Mentre io sono a colloquio con mia moglie, aveva arrivato prima a fare colloquio. Là si aveva colloquio con sei persone. Sì. Era preparato speciale. Mentre io parlo con mia moglie, io avevo arrivato prima a colloquio. Io arrivo dopo i miei, era perché là si faceva un'ora di colloquio. Lei arrivò prima a fare colloquio e lui venne dopo. E io arrivo dopo, perciò io me ne vado prima. Però i familiari subito furono i cavano. Quando veniva o detenuto segnava, i familiari riuscivano tutti sei insieme, tutte sei famiglie insieme, per come sta già insieme. O signor fidanzato, Danino fidanzato, voleva pigliare l'acqua a no puzzo della mia moglie. Quale sarebbe? Voleva prendere? L'acqua a no puzzo. L'acqua a no puzzo, l'acqua nel pozzo. Mia moglie, siccome c'era il compartimento di vigio, si allontanò, perché non è che conoscevo il signor fidanzato. Ci fece chiamare a sua moglie, dice signora, io sono Danino fidanzato, se lui devono venire alla sua casa, che sono tutte fai fanterie, perché da me caso non ci abbiano domani Danino fidanzato. E voleva sapere come veniva col luogo con mia, perché cosa? Per farcela ammazzare a Novara, io dicevo a Milano, a Novara, venivano rubassi. Mia moglie dice, no, io avevo con mia parente, dice, mi sono cucina, Danino. Tanto risposte, chi c'era il signor Danino fidanzato? E dopo mi riceve scenerioso che io ero a piantere lei a primo piano. Diceva venite nel cassotto per farmi bello ammazzare è più facile, no? Non c'era nessuno purtroppo. Questa era una dichiarazione fatta da Mario Incarnato e un altro laboratano che diceva mi chiamò il giudice Falcone un giorno a Novara. Io ancora stavo collaborando, voglio precisare per il suo particolare. Nel secondo anno dice c'è la mia fidanzata e compagno vogliono ammazzare, hanno offerto 350 milioni per far ammazzare a lei. Ci sembra io manco conosce a Tanino fidanzato, un conosceva nudo perché io ancora ero moro onore all'84 e mi disse che offrivano 350 milioni a scena napoletana e napoletana ci sono gli urici.
Le è stato detto sempre dal fidanzato che i due scomparsi, Manfara Francesco e Antonino, e Grado Antonino, erano stati convocati dalla commissione? No, della commissione, ne pensa Filippo, o signor Tanino fidanzate, io l'avevo con Peggino Loiaco, no? Io l'avevo con Peggino, o signor fidanzate, mi disse che fu a fare le scinne, perché c'è, io erano come un lazzo che assumo, la dottor Presse Filippo, con signor Tanino come fidanzate. Come il laccio con la... Con lazzo che assumo. Sì. E allora fu a dire a mia, che a me cucino c'è fu a fare le scinne del Presse Filippo, un fu Peggino. Ma non dalla commissione, dai Presti Filippo. Come? Convocati dai Presti Filippo. Ma non una commissione, né Presti Filippo. A commissione quando si giocavano i Roas. Insomma, vuole sapere il giudice Ladere se erano stati questi fidanzati, avrebbe ammesso che la venuta in Sicilia era messa in relazione alla chiamata di questi Presti Filippo. Sì, se io sono Danilo fidanzato a mia Maurizio, perché tu eri a Cella 15 al primo piano, io ero a Pianterreno. L'unica società che facevano il signor fidanzato e il signor Masino Padaro, la facevano tutto solo, cioè, i lavori non si faravano, cioè, ci bruciava pure che è buono, pure it. Allora mangiavano sempre solo il solo. Quando se ne andavano all'aria, se facevano una nota che c'avevano a dire, che i cristiani che avevano lato, ma chi napoletano non c'avevano un mezzo all'aria. Dunque, torniamo alla circostanza. C'è sempre qualche problema fonico? Ma io ho cercato di aggiungere e chiarire qualche cosa. Se i microfoni non funzionano, comunque, anche la mia voce si sente bene, io credo di no. Scusate. L'ultima risposta qual è? È questa che lui ha detto che la venuta di Manfra Francesco e Grado Antonino... No, la venuta era di Nino Grado, Manfra era di Nino Grado e Manfra... Manfra era a Palermo. Sì, Manfra era a Palermo. La venuta di Nino Grado era da tenersi, saputo da fidanzati, sì, in relazione alla chiamata... Ha chiamato tutto questo Filippo, sì. Sì. Per favore, questi microfoni si possono... aumentare il volume. Va bene, intanto lei cerchi di parlare un po' più lentamente. Signor Presidente, è una magianatura che parla così. Sì. Vediamo se riusciamo a contenere questa irruenza verbale. 85, avvocato. Mi perdoni, ma vi sono momenti in cui il contorno, perlomeno nell'udienza scorsa, e l'abbiamo letto del resto nella trascrizione che è stata riportata dal Giornale di Sicilia, vi sono momenti in cui parla l'italiano, non dico bene, ma quasi. Quindi non si comprende perché a volte riesce a parlarlo, tal'altra no, quasi fosse a comando. Questo non l'ho ancora capito. Perché, ripeto, basterà a leggere il Giornale di Sicilia per vedersi che vi sono interi, proprio... pagine, una mezza pagina, tutto quanto in italiano, dopo sì, però può darsi i continui richiami che ha fatto vostra signoria. Ora, a questo avvocato, punto, perdoni, ma può darsi che il giornale c'è una didascalia prima, abbia in parte tradotto quello che ha detto il... Presidente, abbiamo le trascrizioni, poi le possiamo vedere con le trascrizioni. Tanto che la Corte vuole nominare un traduttore... Presidente, è la trascrizione integrale di quanto egli ha dichiarato. Sì, tant'è che alcuni passi sono in siciliano, in vernacolo, e altri passi sono completamente in italiano. Però in comprensibili. C'è una didascalia che avverte che comunque sono stati operati degli interventi, mi pare. È scritta in corsivo prima del... interrogatori. Poi c'è una fonica addirittura. Va bene, io rivolgo ancora all'imputato, certo non gli possiamo insegnare l'italiano così rapidamente, però io la prego, e questa è la seconda volta stamattina, di parlare un poco più lentamente, casomai le ripetiamo le cose, gliele faccio ripetere. No, siccome è abitudine, signor Presidente, non è per male. Sì, no, lo capisco perfettamente, però deve capire che ci sono anche le persone che ascoltano che debbano essere in grado di poter ascoltare. Dunque, allora, avvocato Bonsegno. Sì. Sì, si procede.
favore un pochino di... Non aggraviamo la situazione perché... Dichiarazioni che non so se lei conosce, che sarebbero stati questi morti che sappiamo, Lino Grado e il Mafara, sì, sarebbero stati attirati in un tranello da parte di un certo zio Filippo e un figlio chiamato Fasolino. Sì, cortesia, può ripetere, signor Presidente, non ha capito. Dunque, il Totta Gennaro, sì, ha reso delle dichiarazioni e ha detto che avrebbe saputo da Grado Vincenzo che il Grado Antonino e il Manfara Francesco, sì, sarebbero stati attirati in un tranello da parte di un certo zio Filippo, sì, e da parte di un figlio di questo qua chiamato Fasolino. Io vi posso dire che a merito di Totta Gennaro io non conosco. Lei può dire questo, che a Totta Gennaro io non conosco, però omor onore non c'è. Perciò se fatti non li può mai sapere, e Vincenzo Grado non è un moro onore, perciò se fatti non li può mai sapere. Se sapevo non ci poteva raccontare a un Totta Gennaro, perché io ho letto nel mio rapporto c'è suo Totta Gennaro e a libertà, ma lo conosce, non è un moro onore, perciò tutti questi particolari non li può mai sapere. Quindi lei dice che dato che il Totta Gennaro non era uomo d'onore, sì, non avrebbe potuto sapere, no, nulla di preciso attorno a questi fatti. Se che cosa poteva sapere? Poteva sapere dopo la telefonata mia del fattore che io parlo con Bellini e mi dice i fatti. Allora il discorso è che tu ripesce Filippo, ma non ha cessato. Questi sono tutti cazzate, fessare. Questo mi pare che sia abbastanza chiaro. Ha dato un particolare che questo figlio chiamato Fasolino camminava poi successivamente con la collana che e l'orologio che erano di appartenenza di Grado Antonino. Si vede che a Totta Gennaro ci ha prendato che 5 Maleona e ci hanno ferrato i pupe, Totta Gennaro non ci poteva conoscere la collana perché non... No, che sarebbe stato il Grado Vincenzo a dirglielo. Senti, allora se voi avete questo problema, dottore, signor Presidente, chiamate a Vincenzo Grado e vedi se vi conferma i suoi fatti. Non esistono i suoi fatti. Sono cose infondate. Su Totta Gennaro ne dice tante risorse, pure nei miei confronti, no? Perciò non vedo il motivo perché non ci dovrebbe essere questo discorso compatto con quello. Non esiste. In Mafara avevano dei collegamenti con gli americani, cioè i siciliani che stanno in America e che fanno parte della cosa nostra. Dice, avrebbero dato una spiegazione di questi omicidi nei confronti di mafia, insomma di questa mafia perdente nei confronti della mafia vincente. Senta, merito, signor Presidente, mafia perdente e vincente non esiste. Picchi perdente non esistono perché ammazzarono dei quattro cristiani e l'avevamo disinfettato nelle stesse famiglie, perciò c'è la mafia perdente perdente e vincente non esiste. Perché fu una cosa, ammazzare quattro cristiani erano tutti insieme, perciò perdente e vincente non c'è neanche. Facciamo la voglia di porre direttamente dal giudice Alante. Il microfono al giudice Alante. Vediamo se riusciamo un attimo a fare mente locale. I Mafara, sì, avevano dei collegamenti con altri appartenenti a Cosa Nostra che stavano in America e curavano la spedizione di partite di droga negli Stati Uniti. Sì. Questo le risulta? Sì, se c'aveva un movimento l'aveva, no? Per eliminare i Mafara a Palermo, sì, si doveva dare qualche spiegazione agli uomini d'onore di Cosa Nostra che erano negli Stati Uniti, nel senso di dire perché li avete eliminati, anche senza spiegazione, ma dico una motivazione. No, non questo non la fanno perché era un interesse personale. Quando io per ammazzare a Nino Grado
a Franco Mafara, non ci interessavano per camorra americana, ce ne vicino tante cose a Campalemo, e ci avevano gli nei americani. Non le più lentamente. Allora non interessavano, non interessava. Non erano autorizzate a dare applicazione. Allora, per ammazzare noi no, e Franco Mafara ammazzare e finire il suo. Sì, poi. Non è che avevano problemi a incontrare gli americani perché ammazzassero. Il suo problema non l'aveva. Non c'è. Quindi mi pare che, ma era abbastanza chiaro quello. Comunque, torniamo al suo... tentativo di cercare di dire la verità. Sì, certamente, ma la posizione dell'imputato era abbastanza netta su questo punto. Torniamo al suo soggiorno a Roma. Lei si trovava a Roma. Sì. Che cosa fece a Roma? Con chi prese i contatti? Io pigliavo un certo Fratone Duilio. Duilio Fratone? Sì. E Franco De Gallo. Come l'ha conosciuto il suo Duilio? Il suo Duilio lo conoscevo in un ristorante. Veniva a mangiare in un ristorante al convento. E trovavo Aido, che era in compagnia di donne, parlano ripicio. Era in compagnia di donne? Lui sì, io sì. No, perché io non venivo, venivo sulla famiglia, ma poi stavo. Perché lui era in compagnia di donne, sì. Perciò, e feci sia conoscenza del suo Fratone. Fu una conoscenza casuale? Casuale, con chi? Abbiamo coltivato quella conoscenza casuale, un'amicizia, nascio dopo. E ci, mi disse, come ti trovi qua, parlano in romano, così c'era una bella battuta che c'era dei barberichi romani. Ci si mettevo per vacanze e dopo ci messo a parlare circa la casa. E dopo avete cominciato a parlare circa una casa di circava, abitazione? Circava abitazione. Lei? Sì. Noi circa un'abitazione, il dome qui la sua casa. Mi disse che mi poteva dare aiuto, c'è se qualche reale lo posso fare. Circa a Roma era difficile trovare casa, non avendo amici. Dunque lui lo portò a casa sua. Sì. E lui, lei gli disse che gli poteva fare qualche regalo. Se mi faceva trovare qualche casa. Facilitato. A trovare mai casa. A trovare una casa. A trovare. No, quando io arrivavo a Roma, il dove mi fece trovare casa, su Fratone. Quando lei arrivò a Roma? Dopo un 2-3 mesi trovavo casa. Sì, era a Roma, trovo casa. Trovavo tramite casa. Questo Fratone. Tramite il suo Fratone. Sì. Trovo casa che significa? Che lei acquistò un appartamento? No, no. Mi trovo casa come affitto in prima partenza. Ah. In secondo tempo già si può accattarla, ma in primo tempo come affitto. Quindi in un primo tempo le fece trovare una casa che lei ha preso in locazione. Sì. Direttamente o tramite... Tramite del Fratone, sì. Sempre il Fratone. Becchione che conosceva a nudo. Mentre ci fu fatto la casa, cercava io, riaccattaremo una macchina. Però io la macchina cercava di accattarla a casa a Roma, perché macchina non aveva, no? Sì. Tramite dove poi c'è un'agenzia, le macchine, vicino a Piazzale Clodio, a via Teolata. C'era un salone auto Teolata. Un salone vicino a Piazzale Clodio. C'era il autosalone grande di Mario. E comunque da me fece accattare un 127. E sul 127 dopo c'erano tante macchine taggate a Napoli. Era amico di Fratone, un padrone di autosalone. C'erano tante auto? Taggate a Napoli. Ah, taggate a Napoli. E a me mi ha dato un po' di impressioni. Si macchine tutte Napoli e da Rinzio. Ma dopo ho capito che i due padroni di macchine cominciavano in tante cose. In questo punto incontro a Franco De Gallo. Nell'autosalone Franco Di Carlo nell'autodotalata ci si riesce con si riesce. Siccome lui prima era capo della famiglia Altofonte, per fattore dei soldi che aveva manteneva tutti i conti della famiglia, ci traffica e cose che ha Altofonte o lavaro, e ci misero frate Andrea Di Carlo. Quindi era stato posato? Era stato posato, perciò io quando vitte ci continuai a incontrarlo, se no era un mio avversario, non ci continuavo. Il fatto che fosse stato posato tra virgolette a lei le diede aiuto, a me aiuto. Ecco, fiducia. Era fuori, se era ancora attaccata alla famiglia, io subito me ne avevo. Però lui le disse che l'aveva, che era subentrato al suo posto nella carica di capo? Sì, c'era il fratello Andrea. Andrea? Sì, che io conosco personalmente. Allora a questo punto, se parlo loro, ha tentato me i fatti che avevano successo, purtroppo. Ma lui non faceva più né parte né comandava. Allora c'è stato, io ero bisogno. Con chi mano l'aiuto, perché ci essere mensassato, aveva perduto tutto un palino, quello che aveva io. E lui mi dice, con chi mano da pozzolare? La mano che cosa sarebbe? Che io cominciavo ad andare a gioca su Roma, ci disse, lì ho detto, mi può fare una gara un po' di picciola, alla meglio. Vedi, di farmi guadagnare un po' di soldi. Un po' di picciola. Mi dice, ti posso aiutare? Ci disse, come? Dice, ma arrivare una partita d'arachis. Tu l'hai una mettila. Una partita di hashish. Dice, tu l'hai una mettila.
Tu dove, sai dove puoi, sai dove metterla? Poi a caso non ce la hai la disponibilità per metterla? A caso non ce la metto, cioè io famiglio, non ci metto, lasciaci. Ci sarò comunque, dammi un po' di tempo, e mi si retterà a fare io. Aspetta un attimo, prima di questo, lei in sostanza aveva questa casa in affitto? Sì. E c'era pure un terreno? No, la casa è singola. Ah, la casa è singola. La casa era singola, il terreno è venuto dopo, quando si parlò lasciaci, ci cavò il terreno. Sì, intanto quando lei prese questo casa. Questo impegno col Di Carlo, sì. Lei dove contava di nascondere la sua partita di lasciaci? A caso mi puittava sicuro, e come infatti non ci puittavo. Ci sarà a me tempo che vedo. Ah, ecco, gli chiese del tempo per poter trovare un luogo dove nascondere questa droga. A casa era elementare con ciupuittavo. Allo stesso punto vicino ne aveva a casa io, c'era un fioraio, grandissimo. C'era un fioraio? Sì. Vicino a casa sua? Di fronte a casa mia. Dove abitava lei? Sì, sì, e c'è qui, c'è un pezzo di terreno. Allora lui mi indicò, c'era un sansale di terreno, e mi ci accompagnò. Lei sa, si ricorda come si chiamava questo fioraio? Non lo so, ma ancora risulta là. Negli atti di Roma ci sono... Sì. Ci sono nome e cognome, risulta, e ce ne aveva una vecchia amicizia. E gli chiese notizie per sapere se poteva trovare un pezzo, dato che giravano tante campagne per dire da comprare. Sì, da perché rigiantavano piante, io veniva piante e rigiantava, e ce ne giravano tante campagne. E il fioraio? Il fioraio, menzignone, mi fece conoscere un mediatore, poco vicino alle case. Andando nel suo sansale, ne mise alla cerca di terreno, e noi giriamo diverse proprietà, però Sansale voleva la percentuale abbastanza bene, i romani la percentuale era buona. Io mi esagerare, quando mi sono girato ho visto tanti punti, ci sono interessa più, ci se ne vanno assai picciolo, perché cosa? E se levo Sansale il paragno inescirà la percentuale, come infatti mi rinesci. In sostanza lei prima si servì di questo Sansale per vedere, conoscere i terreni. E poi, siccome la percentuale che le veniva richiesta era molto elevata... E la poteva evitare, se picciolo le evitare... Sì, disse di non avere più interesse. C'è stesso punto, ci sei caro, tante picciolo là, io. Mi ritornavo, non mi aveva puttato io, e mi fece raro un numero padrone, che negli atti di Roma risultano. Telefonavo al padrone, ci si senta, vorrei vedere se la proprietà, perché il padrone c'aveva una persona di fiducia che lui mi aveva notato terreno. Mi ha detto il numero del padrone e telefonavo al padrone. Ci fece un appuntamento con il padrone. E gli va bene la proprietà. Cioè col padrone di questa proprietà. La proprietà, sì. Preso un appuntamento. Pigliamo un appuntamento e abbiamo andato a chattare. Perciò altre gente, mezzi per non c'è nessuno per questa proprietà, sono diretto. Facciamo la proprietà per 220 milioni. Avete stabilito un prezzo di 220 milioni? 220 milioni. 10 milioni ce l'ho dato subito. Non 10 milioni? No, quel giorno, ma altri giorni. E 100 milioni ci consegnavo quando lui mi consegnava la proprietà. Lui voleva tempo per consegnarmi la più lontana proprietà, perché ne aveva mandato un curatolo che tu ci badava. Cioè, se no io avrei bisogno di urgenza. Come infatti lui mi anticipò a dare mille e ci aveva dato 110 a consegnare il mille possesso. E ci aveva dato 110 milioni. 110 ce la vedere fra 4 mesi. Sì, insomma gli consegnò sostanzialmente la metà. Subito la proprietà io ci avevo in possesso, aveva che abitava là 7-8 giorni. Con Franco Di Carlo ne parlavo e mi puttò a gioco. E l'ha messa in campagna, non in casa, in campagna sempre. Sì, che cosa le consegnò il Di Carlo? Me consegnò c'è col, sì. Più due cilindri di plastica, rubberone a tipo la munizia di plastica. Siccome da una casa non la poteva mettere dentro, non abitava la famiglia, l'ha messa in campagna. Era la seppellivo sotto terra, un appetito, un sacco, ce la stava puttata di mano perché il giorno si puttava. Però si parlava, quando fu fatto, solo riascici. Invece in mezzo no collo principale, c'era Roheim e c'era un chilo di morfina base. E lei queste pacche non le ha perse? No, era una buzza completa. Tu io avevo tutto lasciato 5 mesi in imbirone di plastica, ero messo sotto a terra. Cioè l'ha seppellito? Sì, ma un buzzone che lui solo portava un giorno o due giorni, era messo in mezzo a una macchia, senza seppellito, un collo. Ah, una parte perché lui nascosto, domani dopo Roma vogliono sì, appiglio. Sì. Perché praticamente le consegnò tre colli. Tre colli e più ruscellenti di plastica. Rubberoni e munnizia. Due sacchi. Come ha detto perché io non... Rubberoni e munnizia, di plastica. Sì. Io non ho percepito. Due secchi, due sacchi. No, rubberona di plastica. Ah, bidoni di plastica. Quindi dei bidoni di plastica. In bidoni di plastica ci messo molasci. E tutto da rinuncio. L'altro rimase con l'altro collo. Che era portata di mano insieme, perché una giornata, due giorni, subito.
Una giornata? Una innata, lui come è andato subito? In uno o due giorni. Perciò non l'abbiamo manco seppellito. Ah, quello non l'avete seppellito? Ero messo in una macchiaria. E le armi dove si trovavano? Come? Le armi dove? Insieme nel blocco. Insieme? Insieme c'ero colle. Ah, i due. Ci rimanero i fuori. Cioè, dentro i colli? Sì. Dentro c'ero colle, c'è confezione. Ma lei non aveva notizia che queste armi erano state messe insieme con i colli? No, io delle armi non ne sapevo niente, perché se c'ho le lime, io un cilazzo manca a faccio, mi metto in altro modo, come infatti io l'ho lasciato tutto. Io interessava a brucare l'hashish, perché se c'ho ci sono lime, non li lascio a faccio, mi metto da parte. Dopo mi dice il romano, dopo non mi veniva più, io non avevo problemi. E manco ci va a tale altro, tutto c'era rita, che si rapiva dopo se vedeva che era una puta. Che figura faceva? Questo appartamento che lei aveva affittato, poi l'ha successivamente comprato a chi? No, non è arrivato a comprarlo, ci avevo dato circa 50 milioni, ma non è arrivato a fare l'affare come fatto su piglio a banca a finire. Tramite questo appartamento, sto ricordando una roba particolare, trovando Mannovara. Trovando Mannovara, ritorno indietro. Nel carcere? Questo appartamento, un padrone voleva eccare i miei fuori. Voleva eccare i miei fuori. E se la voleva estremamente. Voleva buttare, perché? Ah, voleva buttare i suoi, ah, fuori i suoi, sì. E io, miei fuori, sì. E io non avevo nulla da gaita. Sì. Allora, dato che a Roma c'era il signor Calone, parlavo con il signor Masino Spadaro. C'è Masino, così. Ora ci penso io, e domani vanno per Pucalò. Però mi piglio per fissa, ma non ne fece niente. Comunque, questo era il ringraziamento degli amici. Questo è un particolare molto compreso, non ricordo il signor Masino, che aveva parlato con Pucalò, che chi tu mi fai vai la famiglia fuori. Ma per pigliare un po' buono ancora mantenere me, che era un amico. Allora, ripetiamo questo discorso. Ripetiamo questo discorso. Cioè, sì. No, glielo facciamo ripetere all'imputato. Sì. Ecco, un po' più lontano dal microfono e più lentamente, se possibile. Hanno aumentato, forse parlando più vicino si... Vabbè, si allontani così e ripeta questo discorso del carcere di Novara, mentre lei si trovava a Novara. Sì. Nel carcere di Novara, sto ricordando particolare. Sta ricordando questo particolare? Sì, con il padrone della casa, noi non avevamo nulla da gaita, perché la gaita l'avevo il signor Fratone. Ecco, la mia domanda, lui ha precisato che non aveva nessun documento per quanto riguarda... E né d'affitto, e né di compra. Né d'affitto, né di compra, ma lei già gli aveva dato un anticipo? Sì, ma io c'era rincia, però affacciava il signor Fratone. Il signor Fratone? Il signor Fratone l'aveva ammazzato, perciò non aveva dire, non aveva nulla cosa in mano, perciò tu se mi cava fuori, era irregolare, perché io non riuscivo a cercare i piccioli. E lei seppe che il padrone dell'appartamento, cioè, voleva estromettere i cari fuori i miei familiari, i suoi familiari, perché, buttare fuori i suoi familiari. Sì. A questo punto io ne parlo con il signor Masino Spadaro a Novara. Ah, a Novara c'era detenuto pure Masino Spadaro. Sì, però siccome c'era un particolare che sulla cella mia c'era Danilo fidanzato, nella cella di fronte c'era Masino Spadaro, io dove non avevo una società ne potevamo parlare, perché altrimenti non ne potevamo parlare. Sì. Allora, fa presente che non era nella stessa cella, come invece era... Lui era nel pian terreno e era al primo piano. Sì. Perciò era una cosa pubblica. Fa presente che non era nella stessa cella, come invece era... Lui era nel pian terreno e era al primo piano. Sì. Perciò era una cosa pubblica, ne parlavamo. Sì. Come erano altri che erano nella sua cella? No, erano tutte celle singole. Sì, col fidanzato si poteva parlare, lei poteva parlare? Perché era sotto la mia cella. Perché era sotto. Invece... No, il contrario, col fidanzato poteva parlare anche senza l'ora sociale. Perché era sotto. No, la società non potevamo fare mai, signor Presidente. Loro erano a pian terreno, era al primo piano. La società la facevano fra di loro, io non la potevo fare con chi del primo piano. Ah, la società fra loro? Io la potevo fare con chi del primo piano. Oh, e allora lei ha parlato, e quando, col Tommaso Spadaro? Quando mi venne mia moglie era quello che mi disse, ci vuole una casa, ne vuole leccare fuori. Allora ci disse, lo sai, c'è il suo problema, cose, ci non ti preoccupare, ancora ci manda di Pippo. A Pippo sarebbe il signor Calò. Però sì, questa era per tenere le merusce. Lei ha parlato direttamente con lo Spadaro? Sì, durante l'ora sociale? Sì, perché durante l'attività sociale. Loro se ne hanno... Come parlavate con Spadaro? No, per favore, non cominciamo. Signor Presidente, io ero al primo piano. Io ero al primo piano, quello del primo piano, socialità, con chi di piantare non se ne faceva. Non e manco si a parlare insieme. Lo Spadaro dove era? Ma se lo Spadaro era sulla destra
Tanino fidanzato era sulla sinistra, lui riusciva a raccogliere e si infilava nella cella di Tanino fidanzato. Tanino fidanzato la cella l'aveva su te mia, io sono al primo piano, perciò la fine se ne parlava. Insomma, finalmente si è chiarito. Sostanzialmente lei non avrebbe mai potuto parlare con lo Spadaro perché si trovava in una cella con la quale lei non poteva avvolgere. Con Massimo Spadaro ci parlavo due volte dopo, perché va a finire sulla cella Riddo, che era A4 o A5 numero, e io vi a fare la società con un politico, che c'erano tutti politici, e tu politico parlavo qui pure. Perché lo Spadaro sostanzialmente se ne andava nella cella del fidanzato e allora lei poteva sopra e sotto. O viceversa, il fidanzato andava da. Perciò io dovevo cancellare cella. E parlavate così, a voce? Io su te ho cancato. Sì, a voce, la voce la raggiungeva dalla finestra naturalmente, no? Sì, non ci avevo mai detto parlare. Mi pare che questo è stato chiarito. Sì, ma siamo perfettamente d'accordo, comunque... Pensavo che si fosse ovviato. Comunque, vediamo se... Io credo che questa volta sia un po' più lontano dal microfono. Adesso si è allontanato. Prima si sentiva bene. Non so, forse l'aumento del volume. Ma io... Sì, va bene, d'accordo. Presidente, stiamo riproponendo il problema. Vediamo se possiamo migliorare. Non l'abbiamo risolto venerdì, proseguiamo nell'intero. Abbiamo risolto, comunque cerchiamo di... Se è questa la zia. Lei... Io sto ripetendo parola per parola quello che ha detto. E io penso che questo sia... Dunque, quello che dico io lo sentite? Ma io non ho fatto altro che tradurre quello che dice l'imputato. Perciò mi pare che sia... Avvocato Pino Restivo, non cerchiamo di... No, io al suo posto, ma se io vi sto traducendo quello che dice l'imputato e ripetendo, poi guardate, non è che possiamo noi... Ma per favore, non esasperiamo le situazioni. Presidente, che dice? La facciamo, che dice? Interrompiamo questa... Ma vuole interrompere questa querella, Presidente? Io vi pregherei di non polemizzare, perché l'unico scopo che si ottiene è quello di interrompere l'udienza. E Contorno che parla nel modo che gli è... Comunque, cerchiamo di... Se volete, avete capito qual è la tecnica con la quale hanno parlato con lo Spadaro? Oppure no? Ma l'ho detto io questo qua, quindi mi pare che l'avete capito perfettamente. Dunque, il Fratoni fu ucciso. E lei che pensò? Dopo l'uccisione di Fratoni. Io che posso dire sull'omicidio di Fratoni, che mi imputato pure a me. Perciò se figura cosa potete sapere. Lei è stato imputato? Mi imputato, mi fece imputare a me l'omicidio di Fratoni. E nel istruttore mi sono assolto perché non avevo nessun riscontro in merito al signor Fratoni che poteva ammazzare. Per favore, se parlate veramente non si sente. Avvocato Alberini, per favore, non polemizzi. Volete avvicinarvi? Sì. Ma il giornale Sicilia però le riesce a stenografare, quindi è veramente... Ma poi ci sono le trascrizioni fatte dai periti, se è per questo. Comunque andiamo per gradi. Non credo che lei avvicinandosi sente meglio, avvocato Bonsignore, non dovrebbe, perché ci sono gli impianti di amplificazione. Comunque, se volete mettervi più vicini... vabbè, ma Buscetta è stato sentito e parlava
in maniera diversa e si sentiva perfettamente. Ma è seduto abbastanza avanti, non è in fondo alla... D'altra parte, voi ragazzi, facete fondo, altrimenti non avrebbe più motivo di esserci, allora dovremmo toglierla. Ma là dove, no? Per questione di sicurezza deve stare dov'è. Semmai possiamo cercare di farlo girare un pochino. Come devo girare? Ma no, perché altrimenti poi sarebbe... Continuiamo con l'interrogatorio, Presidente, mi sembra. Dunque, possiamo riprendere e vediamo un pochino. Non dobbiamo poi esasperare la situazione. Avvocato Marasa, sì, non vuole la parola, che vuole? Se Contorno evitasse, anziché fare una rappresentazione... No, quasi che in questo momento io non la sento, per esempio. Se Contorno evitasse, anziché dare la rappresentazione farsesca, di mangiarsi le parole e quindi dicesse tutto quello che deve dire... Io le inibisco di usare questa espressione, perché evidentemente è un vizio di pronuncia. Però ci sono delle cose che si capiscono perfettamente. Ma è perché si vede che alle volte parla meglio, anche per me certe volte... Può essere difficile comprenderlo, perché questa dovrebbe pagare più, parlare più lentamente ed evitare di mangiarsi le parole. Ma l'ho detto, evidentemente è un modo di pronuncia che non credo che sia una cosa molto che si possa comandare così. Comunque, cerchiamo di parlare più lentamente e io la farò ripetere fino a che voi non sentirete quello che dice l'imputato. Va bene? Però se qualcuno non capisce, alzi la mano che noi glielo faremo ripetere fino alla nausea, finché voi lo sentirete. Va bene? Oh, avvocato Bonsignore, la prego. Si sieda, si sieda. No, avvocato Alberini, lei, mi scusi, ma avvocato Alberini, polemizzando in questa maniera... Dunque otteniamo l'unico scopo di interrompere l'udienza in questa maniera. Presidente? No, no. Ma chi lo dice questo? Che dobbiamo fare finta... Avvocato Farina, scusi, che non ha detto l'avvocato Alberini. Io, guardi, va bene, ma avvocato Alberini è pregato, per favore, di non polemizzare. E comunque anche gli altri avvocati, di cui non ricordo il nome, e sono pregati di non... No. Va bene... Io non posso se percepire quello. Va bene, no, offendono lei o l'imputato, scusi. Offendono lei o l'imputato, perché io non arrivo a l'imputato. Va bene. Va bene. Dunque, il Fratoni fu ucciso. Sì. E lei ripeta lentamente che cosa mi ha detto sull'omicidio del Fratoni, che era stato imputato. Me l'hanno imputato, signor Presidente. Lo hanno, gli hanno imputato. Imputare a me, e dopo in istruttoria fu assolto. In istruttoria è stato assolto. Vabbè, però a seguito dell'omicidio del Fratoni, lei ebbe qualche preoccupazione appunto di poter essere, perché lei era latitante, sì. Di essere arrestato e quindi sì. Pensò di allontanarsi. Sì. In questo periodo, quando è successo l'omicidio di Fratone, mi allontanavo dalla casa di Roma dove abitavo. Si è allontanato dalla casa di Roma? Non è che abitavo, sì. Perché essendo già che dove aveva fatto trovare la casa, io ero ricercato e sono arrivata la polizia a Marresi. Lei pensò che ci fosse un collegamento che si potesse poi trovare dalla polizia tra lei e il Fratone e quindi... Cioè, mentre che la casa me l'aveva fatto pigliare io. Attraverso il fatto che la casa gliel'aveva fatto affittare lui. E mi allontanavo da Roma. E si è fermato? Mi allontanavo da Roma. Ah, sei allontanato da Roma. E venivo nel Vicenzo Grado, che sarebbe mio cugino, se mi dava ospitalità. Sì, se n'è andato da suo cugino Vicenzo Grado, che per avere ospitalità. L'ospital. Dove era questa villa di... Era a Varese. A Varese. Anzi, preciso, quando io venivo nel mio cugino, c'era un altro che mi accompagnava, un certo Zerbetto Alessandro, un padovano. Zerbetto Alessandro. Che conoscevo una casa di Fratone. Che si commerciava pelle, pantalone, si riusciva. Questo Zerbetto le ha fatto delle confidenze particolari? Questo chi Zerbetto? Zerbetto. Parlando mentre si camminava, parlava che aveva un metodo come poter fare arrivare la cocaina in Italia. Aveva un metodo per consentire.
per far arrivare la cocaina in Italia. Per far arrivare la cocaina in Italia. E lui mi parlava di un capitano, di una nave. Parlava di un capitano di una nave? Non un pilota come ci ha messo... Nell'interrogatorio? Non nei kite, l'ultimo che ti... Via giudizio, via di seguito. Ah, nell'ordinanza di rinvio. Ci ha messo un pilota. Era un capitano in nave. Non era un pilota, ma un capitano della nave. E messi che lui aveva il suo metodo di far arrivare la cocaina in Italia. Se a me mi interessava. Ma io ne ero. E ne pigliava cocaina e manco ne già. E qual era questo metodo? Le metteva in 3 bottiglie con l'acido. Dentro le bottiglie? Con l'acido. Quale acido? Messe con l'acido, ci metteva un prodotto acido, che non so che prodotto era. E poi evaporava? E passava senza, diciamo, controllo. Era più facile poter passare. Ma io il fattore che io trattavo cocaina, questa invenzione l'aveva lui, perciò la Satana aveva ben scelta. E mi accompagnò questo Zerbetto, mi disse, tu metti con l'acido, se va bene, vedi. E noi, lei andò a Varese. E ci siamo questo Zerbetto, Alessandro, ci ha fatto conoscere a mio cugino, arrivando da, tu sai come trovo, ci si ammazzerà uno che era un mio conoscente, ora venne la polizia. A casa mia, se tu mi puoi fare l'ammazzato rompere. Una persona che era suo conoscente, venne la polizia dirò? E dice sicuramente me. Cioè, se tu mi puoi fare rompere una parete a casa, ma già metti, se mi... tu mi puoi fare avere? Mi può fare rompere una parete a casa. Dormire un paio di giorni? Sì, ma già metti la mia posizione che hai avuto attentato e cose. Dice, mi voglio mettere nel sempice. Quindi praticamente il suo cugino Grado, sì, le rifiutò l'ospedale. Rifiutò. In parole povere, diciamo. Le rifiutò. E io ne condivido perché non si può mettere nemmeno in pace perché mi avevano ammazzato tanta gente, aveva pure ragione lui. Lì nella villa di questo Grado lei vide qualcuno che conosceva? Nella casa di Grado vide una paia di pittori e un D'Agostino Rosario che fa pure pittore. Stavano facendo una casa in costruzione e stavano facendo dei lavori. Vide un paio di pittori? Un paio di persone, una dei quali era Rosario D'Agostino che faceva il pittore. Una no? delle quali era Rosario D'Agostino che stava dipingendo la casa. E questo Rosario D'Agostino ci ho preciso ora, che capace romano ne esce un'accia del flusso. D'Agostino, tramite la moglie, è parente mio, è cugino ecco, di mia moglie. D'Agostino è cugino? C'aveva una moglie pure Lombardo Carmela. Lombardo Carmela che sarebbe? La cugina di mia moglie, pure Lombardo Carmela. Cugina di sua moglie. E io ci ho preciso quindi io. C'è una lontana. Ci ho preciso ora, che capace romano dice, ma perché? Un riuscito. C'è l'amicizia, la parentela con suo D'Agostino Rosario. E fa un pittore, e si trovava in quella casa di là, da Grado Vincenzo. Tutto là. Il Grado Vincenzo le disse che aveva questo D'Agostino, che gli fosse. No, l'ho visto. L'ha visto lei personalmente. È mio parente, era il là. Il periodo ci doveva pitturare la casa. Il periodo dovrebbe poterlo facilmente individuare perché praticamente subito dopo l'omicidio del Duilio Fratoni. Che mese era? No, il periodo voglio dire se si ricorda il mese. È stato un giorno di 11 però non ci so dire il mese. Ricorda per il momento, numero del giorno? Per il momento non ricordo, è stato il giorno 11 però non ricordo. Ricorda il numero del giorno, il giorno 11? È stato all'82. Però è stato nel 1982. Marzo, precisamente, c'ho le carte. E lei è stato arrestato? Io sono stato arrestato. Io sono arrestato al 24 marzo, però l'omicidio fu all'11 marzo. Perché c'ho... E poco quindi, tempo perché io cercavo le mine. Tra l'11 e il 24? No, l'11 è successo l'omicidio. Sì. E ho 24. Sì, il giorno 11 e il 24. Sì. Vabbè. 1982, l'ha detto, 1982. Sì, lei sapeva che nell'11 gennaio 82 era stato ucciso D'Agostino Ignazio che è il padre, che era il padre di. Sì, io tutti i momenti che succedeva un problema tramite televisione, tramite radio, tramite qualche parente sapeva tutto. Pare diciamo che c'è un abbigato un po' lì. Chiese spiegazioni al D'Agostino Rosario, avete parlato di questo omicidio? No, non ne parliamo perché i giornali ne portano tante fessari, c'era Vagliavanna mia, ma cattavo Torrino. Cioè praticamente io dice che i giornali spesso dicono delle notizie che non sono. Che cosa intende dire? No, ma proprio dei discorsi fatti, che diceva che travagliava con me suo padre, era un cristiano pensionato, fuori del mondo di cose nostre, non c'entrava, ma pure D'Agostino non c'entra niente di fatti miei, perché D'Agostino è che uomo d'onore o fa parte a cosa nostra. D'Agostino se fa il suo travaglio, fa un pittore, era amico mio, perché siamo parenti, amico di mio cugino Grado, ma non è che è infilato in mezzo di cose nostre. Cioè, non è un uomo d'onore? Non è un uomo d'onore, neanche fa parte nelle cose nostre.
Evidentemente. È una persona pulita, l'hanno messo perché era vicino a Grado, perché era vicino a Contone, ma noi ci siamo parenti, ma tutta altra cosa non c'aveva niente da questo. Quindi voi in quella villa di Besano, sì, mi pare, Besano, non avete avuto occasione di parlare di questo omicidio? Abbiamo accennato sua parte. Dicevo, ah, della morte del padre? Ci ha fatto i condoglianze, ci aveva mai detto. Soltanto, fare. Ma non avete messo in relazione con i fatti di cui... Ma in relazione, le fesserie dicevano giornale. Ah, erano i giornali che... I fesserie parlavano giornale che diceva che suo padre travagliava con me, aveva proprietà, ma non era vero, niente vero. Perché suo padre era stato bar, faceva bar e casa. E il figlio non dava un'interpretazione della morte del padre? L'interpretazione, perché lui era vicino a noi, era parente, ci ha ammazzato il padre per ritorsione, ma non che c'erano niente di sostanza. Ah, quindi avete fatto... L'hanno ammazzato l'innocente, l'ha ammazzato. Sì, ma avete fatto questo accenno che... Abbiamo parlato questi quattro valori così, perché c'aveva un maggior poeta e ci aveva parlato ancora lo suo padre, era una cosa ridicola. Allora lei, visto che suo cugino le chiuse la possibilità di abitare presso di lui, che cosa fece? Ritornavo. No. Come quando ritornavo, venivo in questa casa che avevo pigliato, vicino nella campagna. A 3-4 giorni mi arrestarono tutta la famiglia, a me tutta la famiglia. Ecco, quindi fu arrestato. Sì. Tornò a Roma e fu arrestato. E 2-3 giorni che fu arrestato. Quindi degli stupefacenti che furono trovati, lei ha già detto, si ricorda quanto erano, non so se l'ha precisato poco fa, quanto era, quanti chili di hashish? Ma era 120-130 kg, non ricordo, a verbale c'è. 140-150, era messa nel verbale, Presidente, non è che sono cose che mi interessano nella memoria. E c'era pure eroina. Si parlava di eroina, però quando io ho processo proprio per questo mandato di cattura di stupefacenti, ci hanno fatto perizia calafa, era morfina a base. Ah, era morfina. E questo è risulta nel rapporto un processo che pigliava a Roma, chi Ruriciani. E lei ha subito un processo per questo? E ho pigliato Ruriciani e mi hanno dato l'associazione. Sì. Pigliava associazione mafiosa, o traffico e pigliava Ruriciani. E sono fuori di Ruriciani perché è scadenza tempo in scivo, dei 12 anni. Non sono detenuto per Roma. Sì. Io sono detenuto solo per Palermo. Per questo processo. Sì. Perché lei fu condannato a 12 anni. E per scadenza termine, ne uscivo. Ah, e per scadenza termine poi è uscito. Perciò io di Roma sono solo in carcere per questo fattore di Palermo. E a Roma fu condannato per associazione per delinquere. Mi rettono tutti, ci misero tutte. Tutti i reati. Perché non sono stato creduto a niente, i fatti. E ci misero tutti, comunque, siamo qua, non ha importanza. Vabbè, non ha importanza, siamo qua. Dunque, lei ha parlato anche di Giovannello Greco e Pietro Marchese. Sì. Che cosa, li conosceva queste persone? Era Pietro Marchese, faceva parte di Michele Greco. Giovannello Greco faceva parte pure a Michele Greco. Cioè, di quale famiglia era? Di Giaculli. Erano uomini d'onore? Uomini d'onore. Di Giaculli. Sì. E come allora è avvenuto questo omicidio del Marchese Pietro? Il Marchese Pietro, c'è stata la voce in giro, che erano traditori di Michele Greco perché era un amico a Stefano Pontoletto di Giunzerito. Don Michele Greco ha cercato di farlo ammazzare. Allora si è picciuto di tutto lo scappare, Re Palermo, e se nero. Arrestarono una frontiera e gli era finito carcere a Milano. In questa ricerca, il signor Michele Greco, quando si arrestarono a Milano, arrestarono una frontiera e pittarono carcere a Milano. Cercava, incaricò all'avvocato Chiaracane, interessarsi e non guardare i limiti di Piccio per farla nascere. L'avvocato di Chiaracane è pure un uomo d'onore, la famiglia lo costruì mille, subito sette da fare. Però appena esce, subito c'è più la notizia al signor Michele Greco, per eliminarla. Cosa che non avvenne, perché un Giovannello Greco nisciò a Milano e non arrivò in Palermo. Ma è chi si arrivò in Palermo e lei sapeva fino a che fece, che ammazzare un carcere. Sì. Perché erano amici, effettivamente, Marchese Pietro e il Giovannello. Erano cognati fra loro. Sì, erano cognati fra loro. Perché aveva una sorella di Giovannello Greco, si aveva pigliato a Pietro Marchese. Ma erano in rapporti di amicizia con l'Inserillo? Sì, sì, con l'Inserillo, con Bontà. Li vedevo tante volte, eravamo a portata di mano, li vedevo tante volte e ci incontravo. Sia da Inserillo, sia da Bontà. Erano buoni amici, avevano qualche società pure. Sa se questi, se il Giovannello Greco in particolare,
ha fatto un attentato alla vita di Pino Greco, cioè pazzesco. Ma che ci sono tutti i chiacchiere che fanno i signori con Leonese? Perché che camminano chi le cianonome, non si presentano a Canovanca a dire fai mi confronto, faccio. Fanno tutte le cianonome. Ora sul giovanello greco ci ammazzaro pari, ci ammazzare sì, ci ammazzaro tante gente, perché manca una vita dei ciacolli. Perciò lei pensa giovanello greco uscino in monaghi, giovanello greco appena vede ne ammazzano tu e gli è. Perciò sono fantasie che giovanello greco fece attentato a Pino Greco. Questo sarebbe stato all'82 e all'83 che è stato. Sì. Non esiste, sono fantasie. Chi è l'imputato? Ah, lei già. Facciamo. Ci sento degno, Luciano Leonese. Con Leonese, no, non facciamo polemiche. Con Leonese intende. Non parla di. Senta, lei quando parla di. Aspetti, legge, aspetti. Aspetti, legge. Lei quando parla di Corleonesi, che cosa intende? Quelli che sono nati a Corleone? Come? Quando. Aspetti, dico quando lei. Quando lei. Vabbè, legge. E io faccio il presidente e le dico di stare zitto. No. Con Leonese che cosa intende dire? Vabbè, rapporto c'è a lei, signor Luciano Leggio. No, per favore, lasciamo stare. Queste espressioni non le dobbiamo. E tu Maurizio, a me che ce le direi io. Dico, quando lei parla di Corleonesi, che cosa intende? Le persone che sono nate a Corleone? Tutta la guerra che ci troviamo questi signori Corleonesi, sì, la ripeto, ma signor aspetti, presidente. No, non è questo. Quando lei parla di Corleonesi, sì. Parla degli abitanti di Corleone o di persone. No, io parlo dei signori della mafia, non i Corleonesi generali. Io parlo di Corleonesi che sono falati nel flusso della mafia. Quindi ci sono gente buona a tutti i parti, in tutto il mondo del paese c'è gente buona, brutta e cattiva. Io parlo di Corleonesi mafioso, ci sono gente per bene come tanti altri. Io sto dicendo tutto paese con lui, io sto dicendo i collonesi sono frate nella mafia. Punto e basta. Sto parlando di persone particolari che sono. I particolari che sono dentro la mafia, questo punto mio. Va bene. Come? Quali sono queste persone? E ne ha fatto il nome. Ha fatto pure il nome del. Ha fatto il nome del. Ora gliele chiederemo uno per uno. Sia tranquillo, avvocato Firenze. Sì, e poi le potete fare anche voi le domande. Invece di interrompere il corso dell'interrogatorio, già mi pare che ce ne sono abbastanza interruzioni. Il fatto è che poi gli chiederemo persona per persona, ma per ora lui sta raccontando dei fatti e fa degli accenni. Ma dico, da un giorno all'altro è che si è verificato questo, perché prima tutti capivano quello, perlomeno quello che dicevo io. Nessuno mi ha mai detto che non si capisse. Ora, durante la sospensione, cercheremo di. C'è un rimbombo? C'è un particolare rimbombo? Ora, durante la sospensione, cureremo di riguardare questi apparecchi. Dunque, Nicola Greco, Vincenzo, lei l'ha conosciuto? Nicola Greco? Nicola Greco. Sì, questo è scomparso. È scomparso? Sì. Di che famiglia era? Era René Michele Greco, Ciacoli. Vediamo un po'. Dunque, lei ha conosciuto Abate Giuseppe? Chi? Abate Giuseppe? Sì. E uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? Repoettanoa. Abate Giuseppe? Come? Abate Giuseppe. Non Baldi? Abate Giuseppe. Ah, Abate, Roccella. Corso dei Mille. Corso dei Mille e Roccella. Lei fa una differenza tra Corso dei Mille e Roccella? È continuazione, sono borgate appoggiate uno con l'altro. Ma la famiglia è unica o sono due famiglie? Diverse sono, non è unica. Ah, non è unica? Sì, perché c'è tutto Corso dei Mille, insomma è chiesa e dopo comincia il signor Penuzzo Abate. E quindi chi sarebbe il capo della famiglia? Penuzzo Abate. Penuzzo Abate. Ah, Penuzzo Abate, di Roccella. Ah, di Roccella, sì. E Abate Giovanni? È il fratello. È il fratello, sì. Pure della stessa. Sì, della stessa famiglia. Uomo d'onore? Sì. Lei come l'ha conosciuto che sono uomini d'onore? Come?
Come ha saputo che sono uomini d'onore? Ma prima lo conoscevo, quando io non c'ero ancora uomo d'onore, che conoscevo Ivana Cattano, Mannarini, Ciacuti, Giardini, Croce Verde e via di seguito. Dopo, quando io diventavo uomo d'onore, l'ho avuto pure presentato. E Giacomino Conigliaro, di Roccella, che è pure nella stessa famiglia sua. Giacomino Conigliaro. Conigliaro? Sì. E questo c'aveva proprietà a Ciacuti. Argano Filippo lo conosce? Sì. È uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? Costo Rimini. Sempre presentato da... Sì. Lei si ricorda qualche particolare per quanto riguarda Abate Giuseppe? Sì. In merito... dica. Sì. Io volevo precisare prima della domanda che mi ha fatto lei, signor Presidente. Sì. Tutti questi chiamati uomini d'onore hanno un'importanza molto grande, non è perché uno è suidato o perché è capitano, perché è teniente. Anche un soldato fa parte della cosa nostra. È buono per trattare una persona quando anni esce, quando sa ammazzare, ci può mettere la maglia. Tutti questi uomini d'onore fanno tutte parte, non è che ci hanno distinto perché uomo d'onore è finito la carica. Hanno tutta la stessa responsabilità che abbiamo tutti, il rosso o nico. Questa è l'associazione che abbiamo noi, la cosa nostra. A merito per un sabato, vicino fra, non ci è arrivato, un territorio riddo, fra, vicino fra, al territorio suo? Un territorio riddo, non ci arriva, c'è un capannone di importare portare pacchi con lettame, e non è andato a rubare su deposito. Quando è a rubare su deposito, lui deve venire a sapere che erano ragazzi di Fassomiale. Ebbene, il signor Pronzo Abate e Giacomino Conigliaro, né Stefano Bontà, che ci avevano rubato il suo capannone, per darsi da fare e poter giocare queste cose. Per darsi da fare e ritrovare quello che era stato rubato. Cosa ha rubato. E così è stato fatto. E si è ritrovato. Si ci mise Nomenzo, Stefano Bontà e compagnia. Perché una volta, lei era presente a questo fatto? Sì, sì. Una volta sostanzialmente si facevano queste operazioni. Ma si facevano fino a quando... Prima della guerra queste cose succedevano e si facevano, denunce ne facevano, succedevano delle cose, gente brava, denunce nei carabinieri non ci aveva, venivano in un'altra, a un'altra famiglia, ma rubare la macchina, ma rubare la casa, ma rubare un magazzino, e si cercavano queste cose, e se qualche volta si puniva pure qualche persona che gli aveva a fare... Si puniva? Si puniva. Si puniva come? Ma si puniva, se poteva, ci poteva dare legnate, se ci poteva rompere una amma, dopo se tu continuava ancora, se pure si ammazzava. Una punizione più o meno grave, che andava dalle bastonate... Prima no, all'uccisione. Se era un primo caso, un secondo caso si manteneva, ma se era uno che continuava, non c'era il campo, moriva. Ecco, si dava una lezione, un preavvertimento. Un avvertimento, oltre il quale... Se continuava ancora. Va bene. Alfano Pietro, lei l'ha conosciuto, Alfano Pietro? Non lo conosco, lo conosco personalmente. Sì, dico, ma l'ha riconosciuto anche in fotografia? Sì, ma io ci sto dicendo che lo conoscevo personalmente, no, sì, di sì, ora. Intanto l'ha riconosciuto in quanto lo conosceva, sì, personalmente. Ed è uomo d'onore? Sì, sì. C'aveva dei legami particolari questo Alfano Pietro, detto Pietro Zappone? Prima l'aveva Ghivernengo, a tempistica rietta, faceva camionista. Dopo la c'era ciò, si mise a chianare, è diventato un uomo importante, no? E dopo si comincia a giocare. Questo è il nipote di Giovanni Locascio. Chiama una moglie, il nipote di Giovanni Locascio. Nipote di Giovanni Locascio. Sì. Anzi, voglio precisare il metodo Giovanni Locascio. Ho fatto un po' di confusione. Giovanni Locascio non appartiene a Costore Mille, ma appartiene alla famiglia Giuseppe Savoca, Brancaccio. Nelle mie dichiarazioni c'è un po' di confusione. Sì, Giovanni Locascio appartiene alla famiglia... Di Brancaccio. Di Brancaccio. Sì. Vabbè, c'è tempo. Basta, silenzio, silenzio. Dolce, sì. Argano Filippo, o buffone dolce, sì. Silenzio, silenzio. Se sì, sì. No, guardi, lo faccio espellere questo imputato. Se continua a parlare, lei sarà espulso. No, lei sta zitto. Va bene, il confronto lo farà quando si deciderà la corte. Questo non è già un confronto il fatto che sta parlando dinanzi a voi. Va bene, basta, silenzio, non mi mettete, ma perché dovete me fare in questa maniera? Non c'è più a voi che agli altri. Silenzio, dunque,
Argano Filippo, se... l'abbiamo parlato? Argano Filippo. Ne ho parlato di Argano Filippo. Non c'è. Dunque, o si fa silenzio o siamo costretti ad intervenire. Sì, e infatti lo facciamo parlare. Avvocato, i suoi ragazzi, la prego. Signor Presidente, signor Presidente. Avvocato Bonsignor. No, il padre signor Presidente. Chiedo la parola. Sì. Se mi dicono quando da me è abbagnato, perché no, io quello. No, signor Presidente, deve, no. Lei gentilmente da presidente, sì, deve essere sì. Presidente. Se sì. A me mi dicono quando da me quando non c'è neanche io, ci sono. Allora c'è abbagnato, signor no, Presidente. No, basta. Allora gentilmente lei non mi faccia dire parole che io ci dica io. Contorno, no, vabbè. È un discorso che lei dobbiamo fare da uomo, signor Presidente. Ma, guardi, se lei. Io ne ce ne dico e ne me ne ha detto. Se mi dice non ci dico, signor Presidente. No, dobbiamo. Sennò, no, sta dicendo semplicemente che lui replicherà alle ingiurie. Perché non si capisce perché c'è questo rumore. Siccome l'hanno parecchie volte insultato, gli imputati, naturalmente dice che lui replicherà. Questo sta dicendo, non è niente di importante. Mi conceda. L'ha capito quello che dico io? Allora, mi pare che si possa procedere. Dunque, di Argano Filippo le ho chiesto io di Argano Filippo, perché poi con questo... Argano Filippo, lei lo conosce? Argano Filippo, sì. Argano Filippo. Sì. È un uomo d'onore? Sì. Di... Quale famiglia? Corso dei Mille. Corso dei Mille. Adelfio Francesco, invece sì, lo conosce? Sì. Sì, sempre? Sì. Come? È uomo d'onore? Sì. Come l'ha conosciuto? Una vita che ne conosceva. Quando eravamo a segreto insieme. E come ha saputo che lui era un uomo d'onore? Perché la sua famiglia è dipendente dalla famiglia di Bontà. Diciamo, io ero una famiglia di Nusucci, perciò quella famiglia appartiene a Bontà. Bontà. Nino Nusucci? Sì, Nino Nusucci. Sì. Sorci. E quella famiglia era appoggiata alla nostra, perciò sono staccio chi, sono staccio più niente. Adelfio Mario? Come? Adelfio Mario. È il nipote, sì. È il nipote? Sì, lo conosco pure. Sempre le è stato presentato sì. Come uomo d'onore? Sì. E lei l'ha riconosciuto? Quando lei se può collocarlo nel tempo questa presentazione? Quando è stato presentato? Sì, se gli avvocati vogliono fare domande, io senz'altro, specialmente su questa enucleazione di nomi, eccetera, alzate la mano che io vi do senz'altro il microfono, perché mi pare che sia più consono fare una cosa più omogenea, anche perché voi potreste tra parecchi giorni non Presidente, l'imputato credo che sia stanco, che fa, sospendiamo un po'? Sì, ma tra l'altro a prescindere dalla... No, facciamolo rispondere. Sì, va bene, no, questo senz'altro. Avvocato Pire, ma io non so, mi pare che se ci stiamo conoscendo proprio adesso, che motivo io di sospendere la domanda? No, l'imputato può rispondere benissimo alla domanda. Cioè, se lei ricorda in quale periodo può essere avvenuta questa presentazione? 78-79. 78-79. Nella casa Rossio in campagna. Avvocato Pire, mi dia il numero che le do la parola. 20. Però non sia così violento. No, non ero preparato. Mi scusi, Presidente. Ha detto 79? 78-79. Benissimo. Senta, Presidente, il signor Contorno ha accusato Adelfio Mario di essere esecutore materiale di 4 omicidi. Conferma questa accusa? Tutto il gruppo che c'erano hanno ammazzato a mia madre, se c'era pure il nipote. Benissimo. Sì, confermo. Cioè conferma che... Ma l'ha già confermato questo, se non ricordo male. Io posso anche sbagliare. Repetita iuvant, Presidente. Lui riconferma che Adelfio Mario era presente nel baglio di... Di quello che mi ha portato Mario Marchesi, del corso che mi ha fatto, sono Mariano quello confermo. Marchesi. Aspetti, non corra. Io faccio la domanda al Presidente e lei risponde al Presidente. Sì. Lui quindi conferma che c'era Adelfio Mario. Secondo le notizie che gli aveva dato Mariano Marchese, aggiunto adesso, secondo le notizie che gli ha dato Mariano Marchese, che all'udienza scorsa lui ha precisato avere incontrato... Nel benissimo, parte... Presidente, mi sta bene, grazie. Va bene. Presidente, mi scusi, io avrei un'istanza da fare. Sì. No, non c'entra niente. Sì. Per un ordinato svolgimento dei lavori, io sono d'accordo. Non è meglio che ciascuno di noi sia accusa che difesa, si appunti le domande e dopo che lei ha proceduto all'interrogatorio, anche se si ritorna sul punto, poi non va è bene, più... Comunque, perché altrimenti c'è troppo di...
di soldi, no, lo dico io per... Io non ho nessuna difficoltà a dare la domanda. Non lo so, ma poi si crea confusione. Non in sostanza, scusate, perché ci si capisca bene, e anche il pubblico ministero se mi permette. No, praticamente la questione sarebbe questa: se la domanda è connessa alla domanda rivolta dal Presidente, io non ho nessuna difficoltà a dare la parola sia tutte, tutte le parti, dico, sì, tutte le parti, sì, bene, a, sia alle parti civili, sia al pubblico ministero, sia al, va bene, d'accordo. Così evidentemente facciamo in un unico contesto, parliamo di un determinato argomento, sempre connessa a questa. Numero 9. Sì. Era una cosa di carattere generale, per evitare che noi la si interrompa spesso con le solite domande, noi vorremmo che chiedesse per ognuno delle persone, se ognuna delle persone segnalate, come l'ha conosciuta, dove l'ha conosciuta, sì, e possibilmente quando. Ma io questo glielo ho chiesto, semmai dove e quando, perché evidentemente possiamo anche chiederglielo, non c'è niente. Comunque a questo punto, visto che... Sì, un attimo solo che... Ah, lei per la verità in questa cosa, lei ha parlato di un nipote, perché il Mariano Marchese, quando le parlò della presenza di un nipote. Sì. È vero. E questo era sempre insieme con lo zio, lo conosco personalmente. Questo... Perciò sarà... Vabbè, dopo... Dica. Comunque dopo l'avvocato ci risponderò quando sarà il momento opportuno. No, risponde adesso. Siccome l'avvocato, se dove l'ho conosciuto, se sono sicuro, non è che ho visto un pupo, era una persona davanti, presentato come d'onore. No, del fattore del nipote. Se lei, siccome le fu indicato dal Mariano Marchese, come ha detto lei... Ah, quando si trovava da... Ma siccome si parla di nipoti, io parlo di un nipote, non dei nipoti. Perciò l'avvocato ha pure la sua ragione, dice dei nipoti. Ora dice c'era quella, ma quella era, non c'era. Ho capito l'argomento. Ma lei, quindi lei era sicuro che si trattasse di questo Mariano, oppure di questo Mariano, di questo Adelchio Mario, di questo Mario Adelchio? Senti, io non ho precisato, né Mario e manco Franco, io ho detto il nipote, che sarebbe figlio di Salvatore, la rimanenza non lo so io. Sì. Perciò non vorrei... Ecco, sì, però lei la notizia l'ebbe come un nipote. Sì. Un nipote. E il nipote, siccome quello che c'era sempre in mezzo era uno. Sì, ed era detenuto a Pescara. Lei quindi non è che è una cosa di scienza sua, ma che lei avrebbe avuto. No, non vedo niente di scienza. Va bene, a questo punto il dibattimento viene sospeso e rinviato alle ore 15. Ce ne andiamo. Posso andare, signor Presidente? Il campanello non funziona. Sì. Dunque si dà atto che si sono presentati all'udienza pomeridiana i detenuti di Giacomo Giovanni, Leggio Leo Luca, Leggio Salvatore, Lipari Giovanni, Loverde Giovanni, fidanzati Giuseppe, Spina Giuseppe, Zanca Giovanni. Debbo dare inoltre atto che è pervenuta tramite la Procura della Repubblica di Palermo in data odierna la dichiarazione del detenuto Marino Agatino Di Alfio, che è del seguente tenore. È stata mandata al giudice istruttore, signor Falcone Giovanni. Io sottoscritto Marino Agatino Di Alfio, nato in Catania il 4/7/1950, in atto detenuto pentito, prego le signore vostre di volere esaminare quanto rispettosamente segue. In considerazione, il 10 febbraio 1986 è stato fissato il processo contro l'organizzazione mafiosa, ed essendo che io sono un testimone, avendo rilasciato precise rivelazioni e accuse verbali alla signora Vostria, sollecito e prego la signora Vostria affinché mi venga recapitata la citazione a testimonianza per riconfermare anche
e soprattutto in pubblica udienza dipartimentale tutte le mie accuse rilasciate anche alla signora Mostra e altri particolari che certamente fornirò nel corso del dibattimento. Illustre giudice Falcone, le riconfermo quanto le ho scritto recentissimamente circa i miei propositi e i miei immovibili propositi, i miei fermi e immovibili propositi di ribadire tutte le mie accuse nonostante le recenti e antecedenti minacce di morte anche contro i miei familiari, di cui allora Contorno, mi raccomando, cercare di parlare ad agio, cioè nel senso di scandire le parole più che le è possibile, va bene? Ci proviamo, signor Presidente. Dunque, un po' di silenzio per favore. Conosce Adelfio Francesco, Adelfio Mario, Adelfio Salvatore, Adelfio Giovanni, inteso Giannuzzo? Sì. Li conosce come uomini d'onore? Sì. Di quale famiglia? Villagrazia. Villagrazia. Adelfio Mario lei l'ha riconosciuto anche in fotografia. Adelfio Salvatore li conosce tutti personalmente? Sì. Li ha conosciuti personalmente? Quando sono stati presentati? No, non li conosceva, di essere uomo d'onore. Li conosceva prima e poi le sono stati presentati come uomini d'onore? In che occasione, se lo ricorda, e da chi? In occasione del fratello in campagna mentre giocavamo ai kite o fonno Baglione Succi. Giocavate anche a carte? Sì, c'era Benedetto Capizzi e compagni. Sì. Ma da chi le sono state presentate come uomini? Da Benedetto Capizzi, che è uomo d'onore. Da Franco Adelfo, che è uomo d'onore. Ce n'erano tanti. Dei Pollarà, ce n'eravamo tanti che giocavamo ai kite. Senta, questi Adelfio sono collegati, le risultano che siano collegati con i Fascella per traffico di stupefacenti? Sì. Come le risulta? Eravamo tutti insieme, erano sempre insieme. Allora è un'illazione che lei trae? Non una relazione, perché Franco Adelfio aveva una vita che ci combattiva che era giovane, no? Perché? Ripeta questa frase. Franco Adelfio aveva una vita che ci combatteva che era giovane, no? Compreso con Capizzi e compagni. Non era un'adorazione fatta con Mariano Marchese, quello di Villa Ciampa, era tutto un gruppo. Sì, dico, e lei questa circostanza l'ha presa dallo stesso Franco Adelfio o da altri? Ma io lo sapevo direttamente che la trattava, gente che andava e veniva a cattare a gioco, e più Mariano Marchese c'era il laboratorio, cioè che mancava? Non mancava niente. E Pullarà? E Pullarà c'è tanto, unico filo. Marciano Giuseppe? Sì, Marciano. Sì. Marciano è il cugnato di Ignazio Pullarà, di Melo Zanghi e compagno. Conosce Alberti Gerlando? Gerlando Alberti, mi sembra di vederlo qualche volta. Insomma, l'ha visto, gli è stato presentato? Sì. Sì, da chi? Da chi? Da quale famiglia? Da Bontade, fa parte della famiglia Pippo Calò, Portanova. Portanova, e l'è stato presentato da Bontade? Sì. In quale periodo di tempo lo sa dire? Un periodo sarei confuso proprio a un ricordo particolare. L'ha visto in carcere? Sì, in carcere fumo insieme. Sì, e precisamente? Al 77 eravamo 23 persone a infermeria e c'era Gerlando Abete, e Franco Fima, i fratelli Michalizzi. Eravate tutti all'infermeria? Eravamo 23 persone, Mimmo Terese, sì, Manuele da Corsini, eravamo 23 persone in infermeria. E tutti uomini d'onore erano questi che erano in infermeria? Ci potevano mettere i malati per birra, non ci mettevano, ci potevano, perché non avevamo niente in infermeria. Ah, dice ci potevano mettere quei veri malati, ci mettevano quelli che eravamo... Sì. Che comandavano la baracca. Che comandavano? A baracca, cazzo. A baracca. Che comandavano? A baracca. A baracca. Mario Maitiedo e tanti altri. Ah, Martello, Mario, sì, Martello. Sì. Ma in Padre Coppola, eravamo 23 persone.
In infermeria che fa? Mangiavate separatamente o... No, si mangiava tutto insieme, perché c'è camarone ranne, uno dove si usava per mangiare, lui per due, ma più c'è celle singole, che ne aveva uno pace coppa, non ce l'hanno abete. E adesso che l'aveva, comunque ci sono celle singole, ogni persona c'era già l'andabetti, pace coppola, e non ricordo la testa che l'occupava in quel periodo. E là c'erano i camaroncini, che erano altri due camaroncini. I totali camaroncini erano tre a infermeria. Andavate insieme? Tutti insieme, sì. Ma lì in sostanza chi è che c'era una gerarchia che si rispettava pure dentro il carcere, l'infermeria, fra di voi uomini d'onore, insomma, perché... gerarchia, cioè c'era uno che comandava? No, noi eravamo tutta la stessa cosa, comandavamo tutti, non è che ci rispettavamo le parti, ci comandavamo tutti, eravamo tutti nel tutto un ruolo, vi rispettavate tutti? Ambo le parti, sì. Non c'era uno che da Renzi ha comandato un ingegnere. C'era pure Masina Buscetta, sì. Teresi, Domenico, c'era? Domenico, Teresa, Pietro... Totuccio Cangemi, eravamo 23 persone, se mi erano tempo ci posso pure elencare tutte. Mi risulta che quando Gerlando Alberti è stato arrestato a Sant'Onofrio, era nella casa di un certo Lima Gaetano? Sì. Come le risulta? Che conosciò per giornare a casa. Dove c'era la raffineria? Sì, case erano lì, dopo ci veniva Gerlando Alberti. Sì, case erano di questo Lima Gaetano. Questo Lima. E si veniva. Agata e Mariano? Lo conosce? Sì. Da quale famiglia? In Mazzara del Vallo. Mazzara del Vallo, come sì. L'ha conosciuto? Lo conoscevo tramite sigarette e tramite quando lui veniva da Michele Greco nelle riunioni e nelle commissioni. Ah, perciò frequentava Michele Greco? Sì. E dove? Insieme frequentava Baglio Favarella, veniva. Poi dopo ne Bontate va bene, pure qualche volta. Anche da Bontate? Sì. Franco Manfara? Ah, questo Agata è Mariano. Le risulta che avesse una raffineria? Mi risulta che aveva una raffineria tramite Franco Mafara, perché Franco Mafara si forniva da lui. Franco Mafara, insomma, sì. L'hai raccontato questo fatto, che lei però personalmente non ha visto. Non è che aveva a tutti i raffineri che c'erano. Franco Mafara riusciamo a ripicciare che abitavamo poeta con poeta. Perciò abbiamo avuto la carriera di ripicciottia e quando diventiamo chiamati come un onore. Agata Mariano era amico di Pietro Vernengo? Puro sì, è che io, è successo un fatto. Pietro Vernengo era a carcere di Trapani e io sono andato a trovarlo in carcere, da si traseva senza permesso. Allora sì. Si traseva senza permesso, era una casa circondaria, così senza arrivava uno dopo lei, c'era una guardia sulla e si traseva. E lei era latitante allora? E io ero latitante, e gli va a trovare a Pietro Vernengo. Poi fattore di stessa carriera il signor Mariana Gatti. Può fattore farmi lavare qualche cosa, non prezzo, dato che si venivano dai, io me l'avevo scelto. Ha fatto delle sigarette del signor? Eh? Del signor Agata. E Mariana Agata, sì. Agata. E allora Pedro su, ma non chiamare, ci parlo che me lavavo qualche cosa nelle sigarette. E questo è stato a Trapani. A Trapani? Sì. Ma il Vernengo riceveva protezione da parte di Agata? Protezione. Insomma, poteva fare queste cose che faceva, insomma, perché era protetto da Agata? No, era nella nostra famiglia Pietro Vernengo. Si trovava in carcere a Trapani. Insomma, in quanto poteva disporre di comandava il Vernengo nel carcere di Trapani, oppure chiunque poteva. No, in quel carcere dove era Vernengo, era singolo, c'erano 4-5 detenuti, era una casa mentale. Non era il carcere di Trapani. Sì. Perciò era facile agire. Era facile l'accesso a questo caso. Non c'erano né parente, manco c'era con gli.
Amato Federico, detto Pinuzzo, l'ha conosciuto? Sì. Sì. Dica. No, se vuole il microfono. Sì, il numero no. Presidente, lei sa quanta stima noi abbiamo per lei e per la Corte. Ma io ritengo, Presidente eccellentissimo, che non si può dire all'imputato parlami di questo, a quale famiglia appartiene, che dica di questa famiglia, ma chi erano i componenti. Ma così, fatto... Presidente, questo non fa altro dalla mattina alla sera, là dentro, a leggere il suo interrogatorio e quindi quella mappa che lui ha costruito. Ma quindi questo lo dice, lei lo dice, avvocato. Presidente. Io non so se la stessa cosa sarebbe. Comunque una verifica noi la dobbiamo fare, l'abbiamo fatta con Buscetta. Ma così noi stiamo facendo. Senza volerlo, Presidente, sa, io ripeto la stima che noi. Ma senza volerlo è una forma di suggerimento. Dico senza volerlo lei. Ma il settore non può ricordare tutti i nomi uno dopo l'altro. Io se potrei fare un modo per interrogarlo. Lui ha confermato. Presidente, mi scusi, quando lei dice al signor Contorno, il signor Mafra è subito dopo l'altro nome. Ma io le chiedo. C'è che... un nesso. No, no. Sono in ordine alfabetico. Grazie, lei veda, è cascato nella in una imprecisione, non vorrei ricordare uno. Io in sostanza questo sarebbe vero e sarebbe larvatamente suggestivo se io gli dicessi i nomi delle varie famiglie, allora lui dice le incaselle, invece sono famiglie diverse perché sono in ordine alfabetico. Poi può anche darsi che in ordine alfabetico ma, scusi, ma ci sia ma quando vostra signoria dice all'imputato ma Tizio è amico di Caio, ma facendo che il nome. Ma questo significa che implicita gli altri imputati. Io non ho domandato se erano amici di questo, se conoscevano quello. Ma se tutto quello che ha detto il signor Contorno è la verità, e lo può dire, non c'è bisogno che nessuno glielo ricordi. Sì, ma che dica quello che ha detto. Lui l'ha confermato tutto, ma io debbo chiedergli punto per punto, ma perché la Corte lei dirige il dibattimento, noi abbamo il diritto e il dovere di ricordarle. Sì, però guardi che io ho scelto l'ordine alfabetico così come è stato fatto per Buscetta anche dal collega Grassi. Sì, ma tra Agata e Vernengo credo che ci sia molta siamo può allora. Anche darsi tra Agata e Vernengo. Vernengo è stato nel corso del suo interrogatorio. Allora se sorge un nome io devo rispettare l'ordine. Faccia lei, Presidente. Avvocato Filecce, lei è una persona di grande esperienza. Non mi dica queste cose. Certo, allora io non posso interrogare perché io nel fargli l'elenco delle persone cerco di fare... Certo, Avvocato Clementi vuole parlare, parli pure. Numero 19. Sì. Presidente, una... No, avvocato... Oltre ad associarmi... Avvocato Bonsignore. Oltre ad associarmi a quanto prospettato dal collega Fileccia, io gradirei, per semplificare anche... A quanto prospettato in che senso? Scusi, precisi, perché l'avvocato Fileccia poi onestamente ha preso atto, perlomeno io ritengo, che è stato fatto domande in ordine alfabetico per quanto riguarda l'appartenenza alle varie famiglie, che è l'unico ordine, uno degli ordini che si possono fare. L'avvocato Fileccia. Poi ha preso atto anche che naturalmente io posso domandare di un altro imputato che però per avventura cominci con la V perché è una domanda che viene inserita nel corso dell'interrogatorio. Però io penso che sia utile e che semplifichi anche l'interrogatorio che lei svolge. Voglio approfittare pure del fatto che mi dà la parola per attestarle pure io la stima, non vorrei fossero stati dei malintesi. Ma io non allora scusate, dicevo, per semplificare, non grazie, per semplificare l'interrogatorio, siccome la vita di Contorno è abbastanza, non è un gioco di parole, contorta tra il periodo 75 bene, e 81. Ma scusi, mi consenta, Presidente. Ma io Leo stamattina gliel'ho detto, poi faremo tutte le domande che vogliamo. Ma no, io non so perché lei si Se lei mi fa concludere, io avrei impiegato meno tempo a suggerire. Poi lei. Ma no, ma poi lei faccia la domanda. Io sarebbe bene che ella chiedesse a Contorno di fare l'autobiografia tra il 75 Senta, e l'81, avvocato, perché nel 75 dice che è entrato nella cosa, nel 77, nel 78 è stato al soggiorno, avvocato Bonsignore, nel 78 in carcere, nell'81 pure. Presidente, mi scusi. Per sapere. Sì, in effetti poi mi costringete a prendere dei provvedimenti che io non vorrei prendere. Mi consente la parola, Presidente? Sì. Io credo che forse qui stiamo dimenticando un fatto importante ed essenziale.
che la conduzione è fatta dal Presidente nella maniera che ritiene più opportuno per l'accertamento della verità, non può essere né sindacato né indicato da nessuno. Io non capisco quale forma di suggestione o di suggerimento. Il Presidente ritengo che fa queste domande solo e esclusivamente allo scopo di rendersi conto e far rendere conto alla Corte di qual è la verità processuale, ricordando peraltro che si tratti di un fatto che l'imputazione principale di quasi tutti gli imputati è di associazione per delinquere, quindi i collegamenti, i rapporti eccetera debbono essere chiariti e specificati. Ma perché si sta facendo una questione e ci intromette in un discorso in cui non ci si può intromettere, guardi, né da parte della difesa né da parte dell'accusa. Lei lo farebbe in un salotto che ritengo che una persona parla, si inserisce, quindi lei deve parlare di questo. Mi scusi Presidente, sì. Faccio una richiesta formale, sì. Continuiamo a interrogare l'imputato. Così, sì, continuiamo a interrogare l'imputato, basta, se deve dire qualche cosa di utile al dibattimento, avvocato Clementi, io gliela do la parola perché non la vogliono negare a nessuno. Bene. Parentesi. Era per esaurire quell'argomento che aveva detto l'imputato. Lui ha dichiarato che è stato detenuto all'infermeria del carcere del Lucertone di Palermo. Sì. Ci può dire in che periodo? Sì, l'ha già... 77. 77. Per 20 giorni e 25 giorni, perché venivo proveniente da Venezia nella rottura del soggiorno obbligato fuggendo senza permesso. Lei era al soggiorno obbligato a Dolo? E venivo senza permesso... A Dolo? Sì, a Venezia. E venivo senza permesso e gli va a finire in carcere. Va bene. Grazie. Allora possiamo riprendere il suo interrogatorio? Io faccio, se mi consente, un esempio pratico, così penso che chiariremo un po' il nostro concetto, il concetto di noi difensori. Un momento fa lei ha chiesto al... Ma insomma, io veramente... No, Presidente, le chiarisco il perché noi altri facciamo queste considerazioni. Lei un momento fa ha chiesto all'imputato se Alberti aveva acquistato una villa. Però la sua domanda fu in questi termini. Lei sa che Lima Gaetano ha venduto una villa? Ecco, noi la pregheremmo... Se facciamo istanza in questi sensi, cioè che quando si fa una richiesta non gli si dia anche il nome, perché questo evidentemente sotto un profilo esclusivamente oggettivo, per carità non si fa nessun riferimento al profilo soggettivo, significa avere possibilmente, senza volerlo, dato il suggerimento sulla circostanza. Ecco quello che noi desidereremo. Ma già le ha dichiarate in istruttoria queste cose. Va bene, ma non ha importanza. Allora il controllo, siccome ci è stato detto che qui si sta facendo un controllo una casa, non una attraverso villa. L'esempio, io ritengo di avere chiarito qual è la nostra opinione. Noi la pregheremmo nel limite del possibile, senza voler fatto interferire sui suoi poteri. Campo. La domanda era del giudice Latere, io non dico, però si parlava di una casa, non di una villa. O casa o villa, io Presidente, ecco, ho voluto fare l'esempio pratico per dire il perché noi altri ci opponiamo e la preghiamo quindi, senza voler interferire nei suoi poteri, possibilmente di evitare domande che il contenuto allora, possa... Allora risponde il giudice Latere direttamente, andiamo alla linea giudice Latere. Scusi Avvocato, siccome la domanda a quanto pare è stata posta dal giudice Latere, e allora vorrei chiarire questo, che io illustro la circostanza al Presidente, poi sul modo di fare le domande... Dico, si potrebbero fare per gradi, prima se conosce Gerlando Alberti e poi... Ma io ho il dovere di illustrare la circostanza per verificarla. Quindi questo è il suggerimento. Quindi la domanda non... Diciamo, poi nella posizione, nel modo di porre la domanda, poi il discorso potrebbe avvenire per gradi. Ma esatto. Ecco, questa è la precisazione che le volevo fare, Avvocato. Sì, ma comunque la domanda è avvenuta per gradi, perché prima si è chiesto se conosceva Gerlando Alberti. Certo, Presidente, ma io... Si è detto dove l'ho conosciuto. Certo, Presidente, ma io volevo così chiarire la nostra posizione. Perché se si dice all'imputato... Però mi scusi... Lima le ha venduto la una sua, per la sua posizione, perché questa è una sola domanda che sarebbe... Presidente, scusa, io ho preso l'esempio proprio di Lima, perché Lima non è imputato in questo processo. Ma lei comprende che nel momento in cui una domanda viene posta con riferimento al nome di un imputato, evidentemente senza volerlo, seppure senza volerlo, questa domanda diventa suggestiva. Questa è la nostra posizione. La rassegniamo alla sua attenzione, siamo certi che... Va bene. Allora, Alfano Michelangelo, lei ha conosciuto questo Alfano Michelangelo? Sì. E l'ha conosciuto come uomo d'onore? Sì. Le è stato presentato ritualmente e da chi? Se non ricordo male era compare di Emanuele D'Agostino, erano sempre insiemola. Fu stato presentato Emanuele D'Agostino e compagni, non ricordo il nome che ho dichiarato nel mio verbale. Alfano Michelangelo? Sì. Ancelino e aveva le imprese da ferrovia
Accezione Cianciale a Messina. È stato presentato anche da altri? Sì, ma non ricordo il nome per il momento. Amato Federico, detto Pinuzzo. Sì, Alfano Pietro e Alfano Paolo, però lui mi pare che li conosce, le Alfano Pietro e Alfano Paolo. Alfano Pietro? Ma già mi aveva accennato lei di questo Alfano Pietro oggi, no? Alfano Pietro stamattina, sì, Alfano Pietro gliel'ho già chiesto stamattina. Siccome non so se è un altro Alfano, non lo sai. No, Alfano Pietro, Alfano Paolo lei lo conosce? Sì. Alfano Paolo? Sì. Come uomo d'onore? Sì. Quello che mi ha fatto la domanda stamattina, signor Presidente. Quello Pietro si chiama? Pietro, sì. Pietro. E quello che sta dicendo lei chi è adesso? Paolo, conosce anche un Alfano Paolo? Per il momento non mi viene Stefano. No. Stefano Paolo non mi viene. Io conoscevo i fratelli Alfano di Bagheria. Quello Pietro si chiama Pietro Zappone, sì. Detto... No, Presidente, Paolo è Pietro Zappone. Paolo è Pietro Zappone. Paolo si chiama? No, Alfano Paolo è soprannominato sì, Pietro sì, Zappone. Sì, si chiama Paolo, sì. Però detto Pietro Zappone. Sì. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Va bene, è tutto registrato, eh? Pietro Zappone è foglio 6, il riconoscimento fotografico è a foglio 168. Questo Alfano, che famiglia era? Qual è Alfano, signor Presidente, qual è Alfano dice lei? Alfano, mi pare che si chiami Alfano Paolo. Vediamo l'elenco degli imputati. Ci sono tutti e due, Alfano Pietro e Alfano Paolo. Sì. Però io le ho chiesto stamattina di Alfano Pietro. Pietro. Sì. Di che famiglia è questo Alfano? Di Corso dei Mille. Di Corso dei Mille. E stamattina pure ha detto, dov'è la contraddizione? In istruttoria c'è una contraddizione. Pagina 73 parla degli Alfano, fratelli Alfano, come... uomini d'onore di Bagheria. Sì, ma quelle sono quelle che ci hanno appaiuto. Aspetti, ora la chiariamo, difatti era per chiarire, dovrebbe servire l'interrogatorio per chiarire le eventuali contraddizioni. Quindi lei prima ha dichiarato a foglio 73 della mia numerazione che sono uomini d'onore di Bagheria. Poi, successivamente a foglio 175, dice che fanno parte della famiglia di Brancaccio. Ora ha detto di Corso dei Mille, quindi se ci può un po' chiarire tutte, se ci sono delle confusioni nel nome di Alfano, così noi siamo più contenti e cerchiamo di mettere ordine nelle nostre carte. I fratelli Alfano di Bagheria, quello che c'è nella parte della ferrovia, ci travagliavo pure io, riconosco abbastanza di persone e sono di Bagheria e fanno parte a Bagheria, non Brancaccio. I fratelli Alfano che hanno appaito un travaglio, la polizia di Vacona, la ferrovia, sono di Bagheria, non di Brancaccio, non vorrei creare confusione. Non c'entrano niente. L'altro Alfano quale che dice lei? Allora, quelli c'è no, qualche Alfano che è di Brancaccio, poco fa ha detto Corso dei Mille. Sì, e Pietro Zappone è Corso dei Mille, non è Brancaccio, Alfano Pietro. I fratelli Alfano, Angelino e l'altro frate che è morto sono di Bagheria, da Leonardo Greco. Quindi sono due Alfano differenti. Differenti, cioè, perché famiglie differenti. Due fratelli è un Escianeo. Alfano Pietro, detto Pietro Zappone. Sì. E di Corso dei Mille. E di Corso dei Mille. Sì. Quelle due sono di Bagheria. Angelino e un altro, non mi ricordo il nome, l'altro fratello. Vabbè, che non sono nostri imputati. Che non hanno niente a che fare con questo processo. Comunque, allora, qua noi abbiamo Alfano Pietro e Alfano Paolo. Lei, Alfano Pietro, ha detto che era la famiglia di Corso dei Mille. Sì. Sì. Ora andiamo a Allieri Giorgio. Allieri Giorgio. Scusi Presidente, ancora ritornando, visto che possiamo intervenire. Sì. Lui conosce il nome dell'Alfano, il nome di battesimo d'Alfano, o conosce il soprannome Pietro Zappone? Perché è importante che chiarisca queste circostanze. Lei conosce, dice il pubblico ministero, il nome di battesimo o conosce in sostanza il soprannome? Io conosco Pietro Zappone. Dopo se si chiama Franco, si chiama Giovanni, non lo so. Esatto, quindi allora precisiamo questo. Perché...
L'Alfano che io conosco è soprannominato Pietro Zappone. L'Alfano, questo. Sì. Nell'ambiente Pietro Zappone, dopo se faccio il nome non lo saccio. Insomma, è questo il discorso dei miei, sì. Quello che lei chiama e che lei conosce. I fratelli Alfano invece sono una cosa diversa. Siccome si parlava di Alfano c'è stato un po' di... Sì. Andiamo a Giorgio Aglieri e i figli di Giorgio Aglieri. Sì. Ma ne parla nell'interrogatorio, gli voglio chiedere se... Vabbè, allora... Non... Vabbè. Sì, va bene, va bene. Bontate Giovanni. Conosce Bontate Giovanni? Sì. È uomo d'onore? Sì. Insomma, la domanda è sempre la stessa, quindi lei mi può dare la risposta senza che io bisogna che le dica, insomma, che ci sia bisogno. Confermi le mie dichiarazioni che ho fatto, signor Presidente. Sì, ma dico, lei ricorda che gliel'ha presentato questo Bontate Giovanni? Era nella nostra famiglia, fratello del capo. Mo lo presentarlo tutti, ne conoscevamo con tutti. Era della famiglia di Santa Maria di Gesù. Sì. E fratello di Stefano Bontà. Sì. Bontà Nino. Sì. L'ha conosciuto. Uomo d'onore per una nostra famiglia. Sì, l'ha anche riconosciuto in fotografia. Lo conosci il presidente? Perciò. Come l'ha conosciuto? Chi gliel'ha presentato? Quando? È cugino da Bonami Stefano Bontà. Era nella stessa famiglia, eravamo sempre insieme, perciò tutti mi presentare, tutti ci conosciamo. Baiamonte Angelo. Baiamonte mi pare che sia imputato, no? Sì, Baiamonte Angelo. Di Baiamonte Angelo e di Roccella. Corso dei Mille Roccella. Corso dei Mille Roccella. Ricorda che gliel'ha presentato come uomo d'onore? Se non ero Giacomino Conigliaro. E non ricorda compagno con chi era. Buffa Francesco e Buffa Vincenzo. Presidente, mi scusi, sempre ritornando a Baiamonte Angelo. Poc'anzi l'imputato ha detto che vi è una distinzione tra la famiglia di Corso dei Mille e la famiglia di Roccella. Appartiene a Corso dei Mille o Roccella? Che è importante che sì. Chiarisca. Continuazione con quello di Corso dei Mille. Cioè chi era il capofamiglia del Baiamonte? E del Baiamonte era Penuzzo Amante, Penuzzo Abbate. Va bene, grazie. Abbate? Sì. Quindi Roccella? Sì. Buffa Francesco e Buffa Vincenzo? Sì. Buffa Francesco, lei ha fatto un riconoscimento fotografico? Sì. Queste persone, lei le ha conosciute da quando, come? Le picciottiere. Abitavamo a circa 300 metri, no di ora, ma di vecchia data. Dopo se ne andiero, erano tre fratelli e sei sorelle. Uno è morto da rifare un fratello e sei sorelle. Un padre è morto pure, morì pure la madre. E come uomini d'onore quando li ha conosciuti? Come d'onore quando sono entrato a far parte io, già lui era un onore grande. E l'altro ci è diventato dopo. Sarebbe in Vincenzo, già era prima. E Francesco ci diventò dopo. Erano imparentati con i Presti Filippo? Sono parenti con i Presti Filippo tramite, perché la moglie di Presti Filippo è una buffa rosa. Erano figli di fratelli. Bonura Francesco l'ha conosciuto mai? Bonura Francesco? Non ricordo, signor Presidente. Bonura Francesco così? Non lo ricordo il suo nome di Bonura Francesco. Non ricorda. Per quanto riguarda il buffa, lei nel racconto che ha fatto dell'attentato che le è stato rivolto, sì, ha parlato di questo buffa. Sì. Ha qualche cosa da aggiungere? Per il momento no, se dopo ci saranno confronti mi riservo in caso. E se lei ha qualche cosa da dire la dico se adesso. Se il confronto non c'è, dopo mi rimetterò alla corte.